ritardatario cronico, nottambulismo obbligatorio. Tu che mi aspettavi a cena e parli con la luna piena, che male c'è? Non è nemmeno mezzanotte ancora, allora tu perché mi strilli viola? Somiglia a Tom Waits perché The Heart of the Saturday Night, Simone Lemmo. Eccoci qui, buonasera, buon sabato, bentornati alla buon'ora. Ci siamo anche questa sera nel nostro loft, quello della sera, quello del sabato, quello di Cusano Italia TV. Bentornati, spero stiate bene, spero questa settimana sia trascorsa nel migliore dei modi. Adesso godetevi il fine settimana in nostra compagnia sul canale 122, pronti a commentare, a twittare con l'hashtag ufficiale che è sempre quello della buon'ora. Se avete perso le nostre storie, i nostri amici, gli ospiti che si sono accomodati qui, recuperateli sul nostro sito che è sempre quello di Cusano Italia TV. Oggi non ho capito questo paragone, questa similitudine. Il nostro Pigi! Buonasera, buon sabato! Eccoci qua, alla buon'ora! Alla buon'ora, puntuali come una tassa, come di consueto. Pigi, come stai? Molto bene, sei allora, the art of the Saturday night, capito? A parte il cuore del sabato, sabato sera. È solo per questo, perché certo, poi il resto come la vedi, non c'è niente che mi è... Come la canzone di Tom Waits, no, non gli somigli fisicamente a Tom Waits, solo perché la canzone è il cuore del sabato sera, anche perché i nostri amici a casa hanno fatto aperitivo, magari c'è chi ha anche già cenato, sì, fatto tutto. Noi siamo qua adesso, se si godono noi, le nostre storie. Noi abbiamo... quando ceniamo piuttosto? No, Pigi, poi qua non se ne parla, dalle mie parti giù in Sicilia si direbbe non se ne parla, non se ne discute. No, perché poi c'ho pure Spighisi. Pigi, tu fai... A luna. Allora, la settimana scorsa c'era Raison Grumelli, no? Sì. Il modello. Abbiamo detto vogliamo dimagrire, vogliamo fare... Quindi non ceniamo. Anche perché questa settimana non ci va tanto meglio, Pigi. Perché? Perché continuiamo a sfigurare io ma e te. Ma parla per te. Ma ogni sera devi parlare anche per me. Ma... Parla per te. Ma io vabbè, capisco. No, comunque io, a proposito, dei saluti da farti, cioè di portarti dei saluti, perché sabato scorso, sì, l'ho già detto in puntata, però sono stato ospite da Giù di Sarno, sì, dagli amici di sabato pomeriggio, so, visto. Che ti hanno omaggiato, sì, in maniera infatti meravigliosa. Sono io che porgo i saluti Alex a loro, sì, ad Alex, a Joe, sono io che porgo i ringraziamenti e i saluti. E ti hanno invitato ufficialmente, quindi io mi faccio da ambasciatore, devi andare da di sabato pomeriggio. Va bene, quando vogliono, certo. Allora, cominciamo il nostro sabato sera, stiamo per accogliere davvero un grandissimo attore, un grande modello. Lui è attualmente il protagonista del Paradiso delle Signore. Io già vedo tutti lì a casa schierati, pronti a sapere, ma Matteo e Maria come andrà a finire? Lui davvero andrà a Parigi con lei? Lo scopriremo soltanto vivendolo. Abbiamo tante cose da farci raccontare, ma intanto alla sua carriera dedichiamo queste immagini. Della moda, del cinema e del teatro, mentre Danilo insiste. Come lo vedi? Alzato. Lui è un bel ragazzo. Perché l'altro è... No. Ecco, lui è un bel ragazzo, l'altro invece no, pure l'altro. No, nel senso che potrebbe fare anche il modello. Potrebbe farlo. Io per esempio lo faccio quelle cose che posso fare, quindi mi sono iscritto all'accademia di recitazione, perché vorrei che poi quello diventasse il mio lavoro. Ho coltivato molto di più il pianoforte, ho comprato il pianoforte, non sono tornato a casa perché vorrei riuscire a fare qualcosa anche con quello, dato che è la mia. Questi baci appassionati, quanta passione hanno creato! Danilo D'Agostino alla buon'ora! Buonasera Danilo, benvenuto! Buonasera! Accomodati, buonasera, pure! Grazie. Accomodati pure! Grazie. Grazie di cuore per essere qui con noi! Come stai? Sudato. Anche tu? Già sudato. Lasciamo perdere, ragazzi, sono passate le 21:30, saranno le 15 del pomeriggio, io sì, ho un caldo incredibile. Sono molto felice che tu sia qui, grazie per aver accettato il nostro invito. Sappiate grazie che Danilo D'Agostino è terrorizzato. Da?
Da noi in generale. In generale dalle interviste. Infatti anche perché tu, mi pare, correggimi se sbaglio, sei stato solo alla Volta Buona da Caterina Balivo, tra le prime cose, dalle prime interviste che hai fatto per raccontarti. Sì, in realtà c'è intervista così incentrata su di me, con l'attenzione su di me, sì, direi di sì. Quindi solo Caterina Balivo e sì. Adesso ci siamo noi. E adesso ci siete voi. Pensa te che grande fortuna nella vita di Danilo D'Agostino. Una semi-esclusiva. Ecco, bisogna capire se firmerà la liberatoria subito dopo. Vabbè, quello lo vediamo dopo. Si può vedere il video che avete lo vuoi rivedere? Ecco, già quello... No, tra l'altro nel video abbiamo raccontato, collezionato alcune delle cose, no, che riguardano Danilo D'Agostino, il mondo della moda, il tuo essere modello, le sfilate, insomma, come facevi segno, no, un po' di tempo fa, sì. Fino ad arrivare, insomma, al grande successo del Paradiso delle Signore di oggi. Quando ti rivedi, che effetto ti fa? Beh, ho fatto un sacco di cambiamenti in questi ultimi anni e quindi ma dove avete pescato queste cose? Abbiamo ripescato. Questa era Dolce & Gabbana? Sì, questa è Dolce & Gabbana. Mamma mia, che mondo. Ecco, tipo, quando rivedi questo era il tuo racconto, no? Stavi raccontando. Ah, questa era l'intervista, sì. Ho fatto in Veneto, sì. Dicevi, quindi, quando mi riguardo, sei molto cambiato? Sono cambiato, ma in realtà, allora, diciamo, sono cambiato tanto mentalmente e professionalmente anche, ma quello grazie alle, magari ho qualche esperienza sul set, però devo dire che riguardando un po' tutto da capo, tutto il percorso, è carino. Non te l'aspettavi? Cioè, nel senso, no, è stato molto graduale, molto step by step. E quindi sono partito magari dalla ristorazione, quindi il cameriere, poi ho detto ma sì, iniziamo a fare due foto, è iniziato poi il mondo della moda e poi iniziamo magari a fare gli spot pubblicitari, è iniziato magari il mondo degli spot pubblicitari e poi dopo anche quello del cinema. Ma questa crescita graduale, no? Magari inaspettata, come ci stavi raccontando tu. Poi quanto secondo te, magari questa è anche una cosa da raccontare a chi ci segue a casa, quanto è formativo per poi davvero anche saper stare dentro questo mondo, no? Perché il mondo dello spettacolo, della moda è molto complesso e variegato. Arrivarci gradualmente, secondo te, quanto poi aiuta a saperci rimanere? Secondo me è fondamentale per una fermezza mentale, cioè nel senso anche una responsabilità mentale più che altro, perché... capita spesso magari che da giovane, magari 18-19 anni, come magari sta capitando anche ultimamente con le fiction che tendono ad essere sempre molto più giovanili, e che magari un ragazzo un po' magari inesperto, immaturo, si ritrova un successo tra le mani che magari non riesce a gestire e quello porta dei problemi. E diciamo che farlo gradualmente, magari arrivare a un certo punto, a un certo traguardo in maniera graduale, secondo me ti responsabilizza da tante cose e ti fa rimanere tanto con i piedi per terra, secondo me. Qualche anno fa in un'intervista hai detto: la vita è troppo breve per essere se stessi e basta, è tanto affascinante scoprire altre personalità, ruoli, modi di essere, di fare e cercare di interpretarli o meglio viverli. Mm-hmm. Secondo te la vita è troppo breve e tu hai paura di non riuscire a fare cosa? No, non è che non ho paura di riuscire a fare cosa. A me piacerebbe fare un po' tutto, in realtà. Non è che ho paura di non fare qualcosa. È che quello che posso fare, voglio effettivamente farlo e non lasciarlo magari solo in un angolino della testa come desiderio, eccetera. Ho dei miei sogni in testa e... Tra i quali anche quelli che adesso sto vivendo, perché effettivamente tante cose mi sembrano ancora un po' surreali, magari per quanto tu possa darle per scontate perché ci vivi magari quotidianamente come il paradiso, comunque ci stai lì tutti i giorni per 8 mesi, quasi tutti i giorni per 8 mesi di fila, e quindi è quasi normale che tu lo percepisca come scontato. In realtà già lì sto vivendo un sogno. È realizzato uno, poi passi all'altro. È un mio grandissimo sogno, oltre a quello magari di poter arrivare un giorno dall'altra parte, oltre oceano, ma ad esempio riguarda un altro ambito, la musica. A me piacerebbe tenere un concerto mio privato di pianoforte
in un teatro come può essere uno dei più grandi italiani in Europa, eccetera. Anche quindi... perché poi, Danilo, come tante cose della vita, tu hai cominciato a studiare pianoforte a 8-9 anni, poi hai smesso. No, quante cose sai? E poi è ritornata questa passione. Ci siamo preparati. Hai studiato? Ho studiato. Ho studiato. Che cosa ti ha allontanato dopo quella parentesi, quell'interesse? Allora, io sono un ragazzo, questa cosa l'ho portata un po' per tutta la mia vita, che quando inizi a metterci dei limiti o inizi a costringermi un po' in una gabbia, io mollo, mi allontano, inizio a perdere un po' di interesse. E così è stato un po' per la musica, nel senso che era troppo rigido, sia come insegnamento, sia come metodologia, e quindi ha iniziato a allontanare quello che era la passione. Era diventato proprio quasi un'ossessione. E quindi, diciamo, ho tolto drasticamente il pianoforte dalla mia vita. L'ho ripreso poi dopo 10 anni, al liceo, perché c'era un pianoforte nella scuola, nell'intervallo andavo a suonicchiare un po' lì, e poi da lì ho ripreso piano piano, ma da autodidatta. Solo da autodidatta, e da lì è diventato tutto molto più bello. Noi abbiamo solo Piggy, non abbiamo il pianoforte. Per l'anno prossimo proponiamo un pianoforte, così se bello, torna Danilo suona. Però ce l'abbiamo invece, perché poi tu sui social pubblichi tanto di te al pianoforte, te che suoni. Daniele Ivano, possiamo far vedere a casa Danilo D'Agostino che suona il pianoforte? Anche perché poi l'ha suonato anche al Paradiso delle Signore, una delle scene particolarmente intense. Guarda, tra uno dei miei sogni era esattamente quello, poter suonare il pianoforte e portare la mia parte artistica all'interno di una serie TV. E un anno dopo è arrivato quello che avevo effettivamente desiderato. Quindi mi sono un po' spaventato. Occhio a quello cosa. Che desideri. No, un po' c'ho paura. Anche perché poi, insomma, è lì che Maria si è sciolta tra le tante volte, ma vediamo Danilo D'Agostino che suona il pianoforte. Cosa stavi suonando, Danilo? Questa è Everyday Life dei Coldplay, però era a Venezia, qua eravamo a Venezia, stavamo facendo ancora quando lavoricchiavo nella moda, ed era una location bellissima per uno shooting di matrimoni, e c'era questo pianoforte stupendo, bellissimo, l'ho detto... Vado un attimo, ho messo il cellulare lì a fianco e... Senti, io ho una domanda veramente fondamentale. Perché io vestito elegante non rendo come te in questo video? Perché non... ma è la statua dietro che fa è po'... la statua... Sì. Mi mettete una statua dietro, per favore, perché lì così cambio tutto. Dicevo, senti, visto che l'ho citato, no? Tu dicevi, io, il mio sogno, no? Era portare una passione come la musica all'interno di una serie TV, e ci sei riuscito. Apriamo per un istante questo vaso di Pandora che è il Paradiso delle Signore, no? Grande successo, davvero, quasi tutti i pomeriggi oltre il 20% di share, sono tanti gli italiani lì. E sì. La settimana scorsa... Sono davvero tanti, sì. La settimana scorsa, caro Matteo Portelli... Quando fa così col piede vuole uno spoiler, credo. No, ma non spoiler, c'è bisogno, sì. Perché finalmente... Come si risponde agli spoiler? Secondo me, per evitare di spoilerare, fai anche tu. Fai così. Siamo quasi a finale di stagione, manca ancora qualche puntata, qualche settimana, però la settimana scorsa si è concluso con te questa rosa in mano davanti la porta di un hotel parigino. Uh-huh. E lì è scoppiata la passione. Vediamo dove eravamo rimasti. Vediamolo il bacio di Maria e Matteo a Parigi. Guardate. Sei la cosa più bella che mi sia mai capitata nella vita. Io ho aperto X, ex Twitter, c'era gente che apriva lo spumante, era felicissimo, finalmente! Sì, l'abbiamo fatta sudare questa... Giusto un po', solo 160 puntate! Tanto, ed è la cosa bella del Paradiso, perché adesso siamo abituati a le serie contemporanee, dove
baci, rapporti sessuali, sparatorie, quindi ogni puntata succede qualcosa davvero di tanto drammatico. Lì anche solo un bacio è un evento. Cioè è un evento, te lo fanno tanto desiderare che davvero diventa una delle cose più a quale uno davvero ci crede, ci spera, aspetta proprio quel momento, gli fanno desiderare proprio le due labbra che si incontrano, è una cosa molto, molto bella. Una cosa che mi piace poi sempre sottolineare, non solo della qualità del prodotto, ma anche delle grandi cose, il grande lavoro che fate voi attori, è proprio saper perfettamente catapultare le persone in quell'epoca, perché io per esempio, che poi magari mi confronto con chi quell'epoca l'ha vissuto, mi dice era davvero così, per chi non la conosce, scoprire perfettamente, no, come andavano le cose alla fine degli anni 60, sì, no? È proprio anche quella. Per esempio tra un ragazzo e una ragazza. Infatti è proprio quella la cosa che ti dicevo, è bello essere anche non solo se stessi, ma imparare a capire anche come viveva qualcun altro, che abitudini aveva, e lì al paradiso è, diciamo che riescono a catapultarti dall'altra parte nel 1964 in maniera proprio spontanea, perché è tutto fatto molto bene, abiti, vestiti, sceneggiatura, eccetera. Quindi in realtà sono io che imparo, cioè io che prendo qualcosa dal paradiso. E qualcosina me la sta allora, trasmettendo. Guarda, a proposito... Tra parte, lui prima ha citato questa frase bellissima, che un attore vuole fare l'attore perché la vita è troppo breve per essere solo se per stessi. Per essere mi solo se stessi, quindi meglio essere tante altre cose, tra cui Matteo Portelli, che però... Non è che prende solo i baci di Maria. No. Qualche pugno l'hai preso. Qualche tazzottino. Guarda, ti faccio felice. Scegli tu. Vuoi vedere la rissa con Vito Lamantia o quando... Quindi la scena con Elia Tedesco oppure quando i due Scagnozzi... Allora, se parliamo di rissa, parliamo di Scagnozzi. Vediamo gli Scagnozzi. Allora, vediamo la scena dove Matteo Portelli viene picchiato. Guardate che cosa... Come, anche perché lì c'è tutta una preparazione. Guardatelo. Mira, sarà peggio per te. Mi sono spiegato bene? Sì. Non ho capito. Mi sono spiegato bene. Sì, ti sei spiegato, sì. Bene. Adesso fai in modo che non se lo scordi. Vai. A me è un po' dispiaciuto per le cassette lì abbandonate che sono cadute per terra colpite da Matteo Portelli, sì. A parte gli scherzi, però lo sai cosa mi è piaciuto molto? Che poi tu hai pubblicato sui social il backstage delle prove, le perché prove. Anche lì c'è una preparazione, no? Soprattutto, sì, 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 c'è sempre però per queste scene in particolare. C'è il maestro d'armi sempre che ti insegna come ricevere, come darle, come cadere, cioè, anche per questioni di sicurezza, però anche quello è molto bello. Pigi, stai attento perché io ho un maestro d'armi che mi sta allenando, perché da qui all'ultima puntata. No, mi domandavo perché ti eri preoccupato per le cassette, perché volevi mangiare le cose che c'erano dentro. Come sempre del resto, a parte questo, visto che Pigi ha detto che quando faccio così con la gamba, vuol dire raccontaci qualcosa. Com'era la risposta? Come finirà? Come finirà tra Guarda, Matteo e Maria? Tipo il telegrafo sta facendo. Anche lui mi sta rispondendo. Tipo codice Morse. Sì, sì. Il messaggio però a me è arrivato, io ho capito. È chiarissimo. Perfetto. È chiarissimo. Se voi a casa non avete capito, è un problema vostro. Sì, noi non vogliamo sapere. È abbastanza chiaro. Senti, Pigi, visto che tu dicevi, abbiamo parlato un po' delle tante qualità di Danilo, no? L'attore, il modello, il pianoforte, ma non finisce qua. No. Perché Danilo D'Agostino sa anche fare il beatboxer. Ah, sì. Allora, intanto spieghiamo agli amici e alle amiche a casa, che si sta già schiarendo la voce perché ha capito che è presa malissimo qui. Allora, che suoni sai riprodurre? So fare benissimo l'uccellino. Sentiamo l'uccellino. Che uccellino, che razza, che uccellino è? Uccellino che vola. Un fringuello, vai, sentiamo il fringuello. Ma
Ma è meraviglioso, ma è stupendo. Ti piace? Questa era la rondine della carriera. Come quando Fazio chiede di fare la goccia a Virginia Raffaele. Allora, questa è una promessa. Tutte le volte che verrai a trovarci, sì, se avrai ancora il coraggio di farlo, la tassa sarà fare il fringuello. Il fringuello, vabbè. Va bene? Vabbè. Tra l'altro, ci sono, sì, non finiscono qua, perché io non ce la faccio, non ce la posso fare. Che succede? Non finiscono qua le cose che Danilo D'Agostino sa fare e che noi comuni mortali non sapete fare, non sappiamo fare. Tu quando vai al mare... Però non devi dire noi, devi dire io. È un plurale maiestatis. Sì, vabbè. Quando vai a mare, no? Sì. O sei a casa nel pieno d'agosto. Io? Tu come lo prendi il sole? In che senso? Come lo prendi il sole? E come lo prendo? Poco. Ecco, benissimo. Vi faccio vedere come prende il sole Danilo D'Agostino. Guardate. Come prende il sole? Ah. Devo rispondere. No, così insegnaci a prendere il sole. Non abbiamo altro. Quella è la mia casetta in Calabria, tra l'altro. Anche perché tu sei nato a Torino, però Calabria. Io sono calabrese. Sì. E dalla mezzo pugliese. Quindi diciamo che ho il sud un po' che e per carattere ti senti più calabrese o più pugliese? No, io sono un mix. Sono preso un po', ovviamente, le cose più belle del sud e del nord, però amo profondamente il sud. Allora, siccome abbiamo una sorpresa per te, che lui sì, sta per entrare il Mago Pablo. Ah, ci annunci in calabrese il Mago Pablo. Ok. Dove guardo? Il primo piano, di fronte a te. Signore e signore, compare me. Ecco voi che vi presentiamo a persona della serata. Il Mago Pablo. O Mago Pablo. Il Mago Pablo! Buonasera! Buonasera, che poi mia suocera è calabrese. Ecco, tutto torna. Come stai? Molto bene, Mago. È felicissimo, Pigi, felicissimo. Solo lui. È presentato come l'uomo della serata da Danilo D'Agostino. Hai visto? Pensa, sì, l'ha fatta benissimo. Danilo. L'ha fatta benissimo. Ottima presentazione. Ciao. L'anno prossimo, Paradiso, in calabrese. In calabrese. Allora, Pablo? Io e Danilo abbiamo un'amica in comune. Oh, Gesù. Ah. Chi è? Giuro. Chi è la tu mia? Lo sai? Chi suocera? Tu lo sai? La suocera? No, che suocera? Chi è? Una ragazza di nome Pamela. Chi oppure Pamela? Qualcosa di nome Pamela, oppure qualcuno che si chiama Pamela, oppure Pamela. Ma Danilo conosce qualcuno che si chiama Pamela? Ma soprattutto, ma Pamela, ma chi è Pamela? E se non lo sappiamo, cioè, non lo ce lo devi Pablo, dire Danilo, scusami. Chi è Pamela? Chi è Pamela? Le conosci le carte da gioco? Sì, cuori, quadri, fiori, picche, rosse e nere. Sì. Dimmi una carta da gioco. Una carta da gioco, un 4 di fiori. 4 di fiori, sì. Confermi o vuoi cambiare? No. Confermi 4 di fiori? Confermo. Guardate, sì. Qui ho un mazzo di carte all'interno di una custodia, ok? Guardate che faccio. Puoi reggere un secondo? Sì, reggo. Grazie. Io. Anche quest'altro, reggi anche questo, sì. Custodia. Io l'assistente. I jolly li vado a levare, ok? Sì. Perfetto, qui ho un mazzo di carte con sopra che ho scritto nomi femminili. Loretta, Valeria, Mirena, Rossella, Daniela, Angela, Claudia, un'altra volta Daniela. Comunque, io avevo detto Pamela. 4 Dai, di fiori? Smettila. 4 di Dai, fiori? Dai, smettila. Avevo 4 di fiori? Smettila. Giusto? Vado a prendere il 4 di fiori. Io e te abbiamo un'amica in comune di nome Pamela. Non ci crederete, qui sopra ho scritto Pamela. No, ragazzi. Il Mago Pablo! Ragazzi, Mago Pablo! Ma come ha fatto? Ma come ha fatto? Sì, perché poi mi servono. Niente, hai visto? Allora ce l'avevate un'amica in comune, Danilo? Posso? Grazie. Complimenti. Grazie. Bravo, Mago Pablo! Ci vediamo alla prossima. Grazie, Pablo. Grazie. E come di da cuore. Buon mago sparisco. Vai, incredibile. Allora, visto che ce l'avevate l'amica, ma questo è stato l'effetto della presentazione in calabrese, Danilo. Ma dove la...
Dove l'ha preso fuori sto fattore? Dalla tasca. Guardalo, zitto, zitto. Quello è mago, non è che... Allora, dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai 1 c'è il Paradiso delle Signore, ma non solo, perché ma non Danilo solo D'Agostino, per Quatto Quatto e Tomo Tomo, ci vediamo il 15 maggio a teatro. No, ci vediamo il 16 maggio il 16 a teatro. Maggio. A Caserta, a Sant'Arpino, alle ore 21. Mi raccomando, perché è uno spettacolo unico nel suo genere e vorremmo lasciarvi qualcosa a fine spettacolo. Riflessioni, pensieri. E quindi non mancate, come mi raccomando. Correnti nella Baia. Correnti nella Baia. L'appuntamento siamo il 16, non 16 il 15, maggio. Perché come lei è molto facile da non perdere. Danilo, abbiamo cercato di raccontare tante cose di te, tante sfumature. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Spero tu sia stato bene. Molto. E, tra l'altro, prima ero molto felice perché abbiamo inquadrato le scarpe. Non è andata come John Travolta questa volta. No. Cioè, siamo stati più fortunati. A parte gli scherzi, però, per salutarci, dicevo, abbiamo raccontato tante cose di te, tante dimensioni, tante sfumature, e tu prima dicevi io questo, no, essere un po' calabrese, un po' pugliese, e lo sai cosa mi ha colpito? Mentre lo dicevi sentivo, no, un po' quello che anch'io, perché io sono siciliano, questo orgoglio, no, delle nostre origini, no, delle proprie radici. E prima di salutarci voglio farti vedere una cosa, guardiamo. A me è pigliata cosa, io me l'ho pigliata, donna. Ma che c'è? C'è Celentano? Che c'è Celentano? Che eccezione! Quante foto ho preso di noi! Beh, sia che di naturale, ciao! Buon pasticcio! Saluta la mamma, ciao! Se non ti va andiamo oltre. Non si fa. Qual è la cosa più bella che il nonno ti ha lasciato e insegnato nella vita? Te lo direi, ma non riesco. Stai. Danilo D'Agostino, alla buon'ora. Grazie. Grazie a voi. Vuoi andare in pubblicità in calabrese? Sì, andiamo in calabrese. Faccio io? Grazie a tutti. Io devo andare via dopo questa cosa. C'è la pubblicità. Ah, beh, aspettiamo tra poco. Grazie Danilo. Eccoci tornati alla buon'ora, il nostro sabato sera insieme, Pigi. Già ci siamo divertiti, sì. Abbiamo raccontato cose incredibili, straordinarie, e continuiamo, perché io non vedo l'ora di accogliere la prossima ospite, che dire ospite è riduttivo perché intanto è un'amica, sì. Ma poi è una donna piena di grandi cose, piena di sfumature, definirla, etichettarla è davvero complesso, magari ci aiuterà lei questa sera. Ci sono tanti progetti nuovi che la riguardano, ma intanto alla sua straordinaria carriera dedichiamo queste immagini. Janet De Nardis! Buonasera Janet, benvenuta! Accomodati pure! È un piacere averti nel nostro loft, in questo nostro sabato sera. Come stai? Molto bene, poi insomma qui con te ancora meglio, qui con voi. Grazie benvenuta. Di cuore a te, anche perché, allora, Pigi, c'è una carrambata qua, io voglio sapere tutto. Sì, noi ci conosciamo, ecco. Ma vi conoscete anche voi, qua è tutto, siamo tutti in famiglia. Per la prima volta non è solo Caramba, c'è Pigi, ma
ma anche caramba, c'è pure Simone, questa esatto. sera è anche così. No, Jared, davvero intanto bentornata, perché un po' Grazie. Di mesi fa, quando anche noi eravamo in un'altra collocazione, sei venuta a trovarci, però finalmente averti qua per raccontare di te, delle tante cose che fai, della carriera incredibile, straordinario, che periodo è della vita? In questo momento è un periodo, beh, forse da certi punti di vista è il più felice, nel senso che ho tutto, non mi manca niente, ho la mia famiglia, la mia bambina, mio marito, una carriera che va molto bene, ho la salute per adesso, insomma, che io sappia, e quindi no, è un buon periodo, insomma, sono in costruzione ancora di tante cose belle, ho i cassetti pieni, quindi bello, bello, quindi tanti amici. Cassetti pieni di cose che però vanno tirate fuori. Sì, 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 quello sì, è che ci vuole sempre tanto tempo e come tu ben sai ogni progetto richiede tanta elaborazione, però bello, bello. Momento bellissimo. Qualche tempo fa un giornalista ti ha chiesto: Janet, come ti definiresti? E tu hai risposto: questa è una domanda molto difficile, non perché ami essere definita dagli altri, ma perché credo di essere davvero molte cose, di aver scoperto con il tempo e con l'esperienza di essere una moltitudine di desideri, aspirazioni, e penso di possedere anche una discreta dose di qualità. Che bello, l'ho detto io. L'hai detto tu? Ma qual è la qualità più grande che ha Janet De Nardis? Ma devo definire le proprie qualità, mi sembra brutto, nel senso dovrebbero dirlo gli altri. Allora ti posso parlare di un po' di difetti. Un difetto, dimmi il tuo difetto, proprio come direbbe Francesca Fagnani, quello più sgradevole. Ma sgradevole spero di non averne, però ne ho parecchi, insomma, piccolini che messi insieme dovremmo parlare con mio marito, ecco, io sono un po' cocciuta. È quello che ti sopporta di più? Esatto, sono cocciuta, sono emotiva. Ecco, questo sì, e l'emotività è una cosa bella sotto certi aspetti, ci aiuta anche ad essere sensibili, però altre volte l'ho dovuta combattere molto perché mi rendeva anche impulsiva. Allora, quella cosa dell'impulsività l'ho curata, diciamo, però chiaramente dentro sono una persona che può essere ferita, rimargina abbastanza, nel senso ormai con la maturità ho imparato tantissime cose, devo dire non cambierei mai la Janet di oggi con quella dei 20 anni. Ma hai imparato a rimarginare le ferite perché hai imparato il perdono? Cioè sei una che sa perdonare? Forse sì, ma più che perdonare ma perché non credo che alla fine si debba perdonare, no? Cioè chi siamo per perdonare gli altri? Penso semplicemente che sono un po' più leggera, cioè che sì, magari sul momento una cosa mi può infastidire, poi però trovo la sua collocazione, trovo le sue ragioni e passo oltre. Ecco, questo sì. Vado oltre. E la leggerezza come si impara? Col tempo, guarda, io non credo che ci siano altri modi, perché quando si è molto giovani si è giustamente, si ha quella grande passione che poi matura anche in altro, che deve restare chiaramente, però a volte è una passione violenta, che è giusto che ci sia nei giovani, anzi siate appassionati, siate proprio caparvi, lanciatevi contro tutto e tutti nel modo buono, giusto, educato, però nel tempo bisogna imparare a rapportarsi con gli altri, a sapere che non bisogna pensare che il posto che a noi piacerebbe avere non sia di altri, ecco, fare spazio, accomodarsi, prendere forma, un po' come l'acqua. A tal proposito, no, di questo essere sempre appassionati, c'è una cosa che mi ha molto colpito, che tu hai raccontato di te qualche tempo fa, hai detto c'è una cosa che mi angosciava da piccola, che era non avere un fuoco sacro. Sì. Perché? Perché ti faceva sentire in difetto rispetto agli altri, sì, o magari sì, rispetto a quelli, sì, che dicono io ho avuto sempre questo fuoco sacrosanto. Sì, sentivi un passo indietro? Sì, sì, sentivo di non avere il mio ruolo nel mondo, nel senso che invidiamo molto, non so, avevo degli amici che da quando erano piccoli dicevano io voglio fare il medico, io voglio fare l'astronauta, io voglio fare il benzinaio, no? C'era anche, io conoscevo un ragazzo che sin da piccolo diceva lui avrebbe fatto il benzinaio. Secondo me Aspetta, bello. A questo punto vogliamo sapere se l'ha fatto. L'ha fatto, è importante. Sì, sì. E io credo che sia bellissimo sapere già, no, dove andare, perché poi io credo che se uno sa dove deve andare, non importa qualsiasi siano gli ostacoli della vita, uno si rialza. E invece quando non sei sicuro di dove stai andando, fai un pochino più fatica. Io poi invece ho capito che tanto io non ce l'ho esattamente una collocazione, io piano piano vado un gradino passo passo, insomma prendo la vita per quello che mi offre. Anche perché comunque poi
in una parte della vita hai fatto anche l'architetto, cioè sei laureata in architettura. Sì, io sono laureata in architettura, sì. E quello è stato un fuoco sacro per un momento della vita? Allora, secondo me è quello che racchiude un pochino me stessa, nel senso che mi ha dato un sacco di cose la laurea in architettura. Mi ha dato quella sicurezza di dire io comunque ho sempre un piano B, che poi non dovrebbe essere un piano B, però sono sicura, no? Ho una laurea, posso fare questo, quest'altro. A me ha fatto bene, ha giovato. E poi dall'altra parte mi ha aiutato a inquadrare le cose, per esempio nella regia, aver fatto architettura mi ha servito tantissimo, ma non solo in quello, anche nel fatto di coordinare le cose, di avere un punto di vista un pochino al di sopra, ecco, coordinare il tutto, quello sguardo complessivo che ti dà lo studiare architettura e anche il vedere il bello, il pensare sempre il bello, il pensare che siamo esseri umani e quello che ci distingue è questa capacità di voler trovare l'armonia, di saperla creare. Ma dopo che l'armonia, definiamola insomma in senso un po' più estremo, bellezza, no? Mm-hmm. Perché potrebbe anche diventare, si spera, questo è un po' un augurio forse, diventare bellezza, ma dopo che l'abbiamo saputa, speriamo, creare, poi la bellezza come si conserva? Ma io non parlo mai di bellezza, sai perché? Perché la bellezza è molto soggettiva, va anche al passo con i tempi, è qualcosa che può essere anche di personale, mentre l'armonia è qualcosa che c'è o non c'è. E secondo te è più difficile custodire l'armonia o la bellezza? Beh, la bellezza è qualcosa di effimero, va via, l'armonia resta. A proposito di bellezza, vi faccio vedere una donna molto bella in un suo annuncio su Rai 2, guardate. Cosa hai trovato? Ciao a tutti e buon pomeriggio con Rai 2. Sarà sicuramente così, con Paola Perego e le sue storie curiose e divertenti di Al Posto Tuo. Appena sarà finito però, mi raccomando, state immobili, perché inizieremo a viaggiare subito con l'Italia sul 2. Ci accompagneranno due piloti d'eccezione, Monica Leofreddi e Milo Infante. Alle 17 arriva il divertimento per i più piccoli, ma anche per i più grandi, con Art Attack. E poi, per i più coraggiosi e temerari, l'Isola dei Famosi, la striscia quotidiana condotta da Marco Mazzocchi, che vi mostrerà i pericoli e le disavventure dei protagonisti. E allora, dai, rimanete con noi. Ciao. Poi lì sono rimasti il pubblico, gli spettatori, quelli erano, correggimi se sbaglio, più o meno l'ultima tranche di annunci che la Rai facevano, gli ultimi 12-13, no, che poi sono andati in onda. No, quello era il 2003, era l'anno in cui abbiamo cominciato con gli annunci, perché... te lo dico perché gli annunci a due li abbiamo fatti solo nel primo periodo, è stato un bellissimo esperimento della Rai e devo dire che insomma mi faceva un po' di tenerezza rivedermi. Mi sembravo io in un'altra vita. Molto io, quando l'Isola era ancora su Rai 2, per capire? Ecco, la brutta notizia è che già c'era l'Isola dei Famosi. Che già è una costante. Pensavamo che nel 2003 cambiava qualcosa, dopo 20 anni siamo ancora... Che periodo era quello invece nella tua vita? Era un periodo entusiasmante, perché poi io sono sempre stata così, mi sono sempre entusiasmata a tutto e devo dire una grandissima occasione che mi è stata data nella mia vita. Ecco, diciamo che io non avevo quella maturità per comprendere quello che stavo facendo. Io mi ricordo ancora, appena abbiamo iniziato quel percorso, ci dissero, facendoci formazione chiaramente, per gli annunci, per come ci dovevamo comportare. Noi eravamo le signorine buonasera, comunque dovevano rappresentare la Rai in un certo modo e ci dissero: guardate che voi da oggi in poi vi cambia la vita, la gente vi riconoscerà per strada, e sarete dei personaggi che entreranno in tutte le case d'Italia. Per me in realtà in quel momento era solo un gioco, ovviamente con la maturità di oggi l'avrei presa in modo completamente diverso, però che bello, che bella quella spensieratezza, posso dire, è stato molto bello e ho avuto l'occasione di conoscere tantissime persone che poi sono rimaste nella mia vita, è molto bello. Una volta hai detto: la verità è che sono caduta tante volte, ho visto chiudersi tante porte, ma ho sempre guardato nella direzione delle porte che potevo aprire. Sì. E sono stata sempre convinta che qualche graffio non debba preoccuparci. Le ferite si rimarginano e le cicatrici ci ricordano gli errori e le sconfitte per restare umili. Assolutamente. Ce n'è però, Janet, una che invece hai fatto fatica a superare, una cicatrice che un po' porti dentro con rabbia, perché per quanto tu insomma abbia provato a leccarla, no, a prendertene cura, però è rimasta lì e quando ci pensi... Beh, sicuramente sono sempre solo quelle degli affetti, quelle sul lavoro alla fine gli do il giusto valore, secondo me. Quelle degli affetti invece
sai, io non ho mai avuto un grandissimo rapporto con mio papà, per esempio, e quello magari non sono stata mai in grado di costruirlo, magari, cioè, proprio siamo incompatibili, semplicemente questo, però comunque ti dispiace, oppure, non lo so, magari qualche persona un po' persa per strada, a cui ha voluto bene, e che ti dispiace non sapere più niente di loro, ecco, quelle cose sì, quelle cose mi dispiace, però devo dire non ho rabbia, eh. Rabbia non ce l'ho nei confronti delle cose che sono successe, e ho avuto tante volte delle situazioni sul lavoro in cui ci sono rimasta male lì per lì, perché quante volte un contratto poi all'improvviso fai tutta la preparazione, figurati, e poi non viene chiuso, vieni sostituita all'ultimo secondo e fai un lavoro enorme che poi prende qualcun altro, ci sono queste situazioni, però è anche vero che ho avuto tanto, quindi cerco di considerare le cose belle, anche per esempio quando è finita l'avventura di Rai 2, lì per lì chiaramente mi dispiaceva tantissimo, dall'altra parte però è vero anche che ci stava un po' stretto a tutte, perché chiaramente se facevi l'annunciatrice ti dicevano di no a tantissime cose, e ho detto vediamo se veramente questa cosa sta accadendo, perché deve accadere altro, e da lì ho fatto tantissime cose, ho cominciato con il TG del Parlamento Europeo, ho iniziato a lavorare per programmi miei, quindi ho cominciato a lavorare bene come autrice, sono entrata bene nel mondo cinematografico, che era quello a cui anelavo, ho fondato un festival, probabilmente mi sono sempre detta se non avessi avuto quella fame probabilmente non le avrei fatte quelle cose. Però io poi mi chiedo, no, ho una curiosità, però ripeto, rispondi solo se ti va, se no andiamo oltre. Tu appunto dicevi, da quella fame io poi ho costruito delle cose che mi hanno nutrito, no, che mi hanno reso la donna che sono oggi. Ma c'è un rimpianto che hai, qualcosa che, ripeto, anche umano, non per forza professionale, che, cioè, mi è piaciuto molto, credimi davvero, quando tu hai detto io adesso sono felice, hai detto all'inizio, perché mi sento completa, mi sento soddisfatta, ho tutto. Ma Janet non sarebbe Janet se non avesse che cosa? Se non avesse, in che senso, scusami, no, rimpianti non ce n'ho, cioè non ci sono cose che penso di avere sbagliato, ok, nel senso che penso semplicemente che non sono riuscita magari delle volte, cioè io ci ho messo sempre tutta me stessa, ecco, forse per quello mi sono anche tra virgolette perdonata, io nel senso che io non ho fatto mai cose con leggerezza, di superficialità, le ho fatte sempre credendoci e provandoci fino in fondo, ho sempre chiesto scusa quando ho sbagliato qualcosa, non intenzionalmente, non credo di aver mai fatto del male intenzionalmente. Se ho sbagliato in qualcosa ho assolutamente chiesto scusa, magari dopo un po' di tempo, e è sempre stato accolto, devo dire. E, però no, non, guarda, forse mi verrà in mente, però in questo momento non mi viene in mente qualcosa che ti dico che avevamo un rimpianto. Guarda, ho un rimpianto che non mi sono buttata col bungee jumping, questo lo dico sempre. Però lo sai che adesso io non ho più quel coraggio, quell'inconsapevolezza di prima. Mio marito mi dice sempre, ricordati che è una figlia di 6 anni, quindi mi prende l'ansia, dico, oddio, veramente, se poi mi succede qualcosa, se mi rompo non posso stare dietro di lei. E poi un pochino di consapevolezza sul proprio corpo, uno dopo un po' lo prende, a 20 anni avrei fatto qualsiasi cosa, e forse, ecco, quello dico, quelle cose lì le avrei dovute fare. Avrei dovuto farlo. Sì, senti, tu prima dicevi, abbiamo visto la parentesi annunciatrice, parlavamo del TG europeo, che avevamo visto anche, no, nelle immagini dedicate alla tua carriera, regista, autrice, giornalista, c'è un altro tassello che è anche quello dell'attrice. Sì. Tu sei stata, perché io questa scena dobbiamo vederla per forza, dai, una, insomma, all'interno di una delle grandi serie storiche di Canale 5 che erano i Cesaroni, sì, e noi abbiamo ritrovato bellissimo quel tuo cameo. Ah, dai, grande. Lo rivediamo, vediamo Janet dai Dardi sei Cesaroni. Grazie, tutto bene? Qualunque cosa sono a disposizione. Grazie mille, lei è davvero gentile. È proprio come il suo locale, sincero e garbato insieme. Sì, è carino. Certo, la sera è anche meglio, magari con le luci giuste. Non è un... Ma che sta a fare? Ma che sta a fare? Conquistatore arrugginito, mi farà bene. Ma io lasciavo. Sì, va bene. Sincero e garbato insieme. Allora, adesso ti tocca almeno che smorfioso. Uno o due, scegli tu aggettivi per descrivere me, Piggy.
Ah sì? Come siamo noi? Veramente. Ah sì? Come siamo noi? Ah, tu dici allora, che Gentile Garbato era il locale di Amendola. No, era Claudia Amendola, è anche il locale. La Buonora con me e Pigi dentro, ecco. Come siamo noi? Ah, voi siete, direi, poliedrici. E... Pigi. Io segno. E soprattutto accattivanti, ecco, direi accattivanti. Ci ha messo un po' a pensare, dice, fammi trovare già una uno parola. È molto difficile. Pensa no, perché volevo un aggettivo che avesse molte sfumature, perché le sfumature sono importanti. Giusto. A proposito delle sfumature che ti appartengono, c'è un progetto recente che coinvolge un'altra sfumatura ancora di Janet De Nardis, che è La Divina Carta, che è un podcast che parla proprio del riciclo della carta, del cartone, lo fa in maniera un po' un omaggio alla Divina Commedia, no? Correggimi se sbaglio, però poi da lì è nato anche un progetto musicale, un videoclip che ci aiuta a ricordare, a sensibilizzare che cosa significa riciclare, che sembrano un po' quegli argomenti sopra i massimi sistemi, Janet, ma che ancora non abbiamo imparato. No, assolutamente. Guarda, noi come razza, come specie abbiamo un po' di problemini a imparare, e questo è stato un progetto che mi è piaciuto tantissimo. Devo dire che sposo sempre progetti che guardano alla sostenibilità, questa bella parola, no? Che forse se l'avessimo usata 50 anni fa l'avessimo compresa, oggi avremmo fatto un po' meno danni. In questo caso è un progetto per Comieco che si occupa di riciclo di carta e cartone, e abbiamo fatto un podcast che assolutamente dovete ascoltare, è ispirato alla Divina Commedia, sono 4 episodi. Dante e Virgilio tornano e attraversano l'inferno, il purgatorio e il paradiso del riciclo, ovviamente in chiave ironica. Qui sono con Marco Passiglia, comico, con il quale ho curato il progetto e con il quale appunto abbiamo ideato tantissime cose, anche il videoclip musicale che speriamo guardino e imparino questa canzone tanti bambini, e anche un corto teatrale che tra l'altro mettiamo in scena, insomma, anche in questi giorni. Tra l'altro ora lo vediamo un estratto da Carta Canta, però volevo dire una cosa, perché proprio questa settimana, oggi è il nostro sabato, però mi piaceva ricordarlo, questa settimana è stata la Paper Week, esatto, che è stata proprio promossa da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cellulosi, proprio in collaborazione con Federazione Carta, col Patrimonio di ANCI, il Ministero dell'Ambiente, la Sicurezza Energetica, Utilitalia e RAI per la sostenibilità. Quindi, Janet, grazie di cuore davvero anche per averci portato a questo mondo. Vediamolo un estratto da Carta Canta. Grazie. Se mi dai l'occasione, io ritorno un cartone. Riusami. Così l'imballaggio farà più di un viaggio. Riusami. Il futuro ci aspetta, ricicla la scatoletta. Riusami. Io di vite ne ho 7, pensa quante salviette. Come diceva Janet, speriamo che questa canzone la imparino in tanti. Tra l'altro sono molto felice, abbiamo raccontato altre cose tu, anche perché tu eri venuta qua in chiave da regista per Good Vibes. Esatto, ormai lavoro soprattutto come direttore creativo, regista, Good Vibes, fanta thriller che mi ha dato tantissime soddisfazioni, devo dire, spero che si vedrà presto in televisione, l'abbiamo visto al cinema, insomma sono molto orgogliosa del piccolo bambino. Ti toccherà tornare, Janet, anche speriamo. In quel caso. Pigi, salutiamo Janet con un omaggio a lei, alla donna che è, all'artista che è. Guarda, c'è una canzone perfetta per omaggiarla, perché è una canzone d'amore, quindi è dedicata a una donna, però a lei in questo caso, però è anche una canzone sulla carta, perché si chiama Un vestito di canapa, e canapa sta per cellulosa, insomma, un procedimento che porta alla carta. Mi sono immaginato di vestire una voce femminile con una canzone, quindi con uno spartito di canapa che avvolgesse come un vestito. Allora dai, dedichiamo pochi secondi a Janet De Nardis. Tutto bianco di grazia francese, come un foglio che sia da indossare, dal pennello maldestro e cortese, lo vorrei che si lasci ascoltare, che traspiri fragranze lontane, per lo più sconosciute, come inchiostri d'Oriente, come anticaglie, come sventolando a un tramonto di sole, come sopra uno scoglio, vivo a picco sul mare. Se sapessi soltanto cucirtelo addosso, farei quel che riesco, perché
È da un po' che vorrei regalarti un vestito di canapa per guardarti sfilare nel vento come una libellula. Arcolaio e telaio a curarne la trama è una musica rosé. Ago e filo a firmarti che è tutto per te come me. Maestro Pigi, grazie di cuore, grazie davvero Pigi e grazie davvero a Janet De Nardis. Grazie, grazie Janet, grazie. È stato un piacere, in bocca al lupo per tutto, vieni qua, salutiamoci, vengo. Salutiamoci pure, grazie di cuore e torna quando vuoi. Grazie, grazie. A Janet De Nardis, grazie, grazie Janet, grazie di cuore a te. Che emozioni, che bello Pigi, come sempre, nel nostro sabato sera e continuiamo con la musica, entriamo nell'atmosfera giusta, in quella pronta, come sempre, che si trasforma nel nostro sabato sera, perché tornano gli amici di Gio Di Sarno di Io Canto Per. E questo sabato tocca ad Arianna Siniscalchi. Se ti guardo, vedo il mondo. Come potrei anche solo dimenticare? Mani tra i capelli tuoi, speriamo anche nel domani. Cosa accadrà? I ricordi non sono più importanti. Buttali via solo per me. Mille parole sopra un foglio. Quanto ti amo con il cuore rosso. Promesse, già fai male così.
Arianna Siniscalchi alla buon'ora con i suoi fili rossi. Complimenti Arianna, benvenuta, benvenuta nel nostro sabato sera. Grazie di cuore, grazie per essere qui con noi. Tra l'altro l'abbiamo sentita, possiamo vedere subito la copertina anche del singolo, perché è molto molto bella. E io ho subito una cosa da chiederti, perché dovete sapere che Arianna, anzi Aria per essere preciso, col nome insomma d'arte che ti sei data, sì, mi ha colpito molto una cosa che tu hai detto parlando di te, parlando dei tuoi sogni del cassetto. Una volta hai detto: vorrei tanto diventare un artista di fama mondiale, trasmettendo mille sfumature, emozioni a chiunque sente le mie canzoni. Punto a creare dei brani in grado di carpire ogni stato d'animo delle persone, soprattutto su temi molto intimi e delicati, anche su quelli più banali. Vorrei solo riuscire a far sentire chi ascolta capito. La musica ti ha aiutato a sentirti capita? Sì, decisamente. Mi ha aperto un nuovo mondo, un mondo dove posso essere compresa dagli altri, dove mi posso esprimere al 100%, e secondo me la musica è questo anche per molte altre persone. Vorrei far sentire loro vicine ancora di più a questo mondo tramite insomma i miei testi. Anche perché poi tra gli artisti preferiti c'è un mondo, no? Perché si passa da Raffaella Carrà, Miley Cyrus, Lady Gaga, sì, spazi in maniera incredibile, Arianna. Sì, adoro tantissimi cantanti, ascolto Mina, musica classica come Chopin, passo anche poi a opere liriche, io ascolto di tutto, rock, metal. Mi raccomando una cosa, quando diventerai un artista di fama mondiale, perché sono sicuro che ci riuscirai, perché la stoffa e il talento c'è davvero, non ti dimenticare che sei stata alla buon'ora però. No, non mi raccomando, poi torna a trovarci, è certo, una promessa da mantenere. Guarda, guardiamo il nostro Ivano lì in camera e dobbiamo andare in pubblicità, perché tra poco, no, guardiamo Federico, perdonami, non posso fare nemmeno il conduttore più. Guardiamo Federico e andiamo in pubblicità. Tra poco abbiamo il campione mondiale in esclusiva Alessandro Fabiano. A te l'onore di dire pubblicità. Pubblicità. A tra poco. Eccoci tornati alla buon'ora, il nostro sabato sera insieme. Che sabato! Gio di Sarno che abbiamo salutato all'inizio, Piggi direbbe un sabato qualunque, un sabato italiano. Grande. Ma questo è un altro sabato, quello del sabato sera. Finora Danilo D'Agostino, Janet De Nardis, insomma grandi emozioni. Tra poco arriva Edoardo Leo, insomma ne abbiamo ancora di cose da raccontare, ma stiamo per accogliere davvero un numero uno, una grande esclusiva questa sera qui con noi alla buon'ora, perché Piggi, mettiti comodo, sì, come? Sta per arrivare il più grande triatleta di sempre. Allora mi devo mettere comodissimo. Comodissimo. Cioè io, se io all'inizio un'ora fa con Danilo D'Agostino ho detto che non ero in grado del muscolo, del modello, ma a lui che devo dire? Cioè non, è incredibile. Lo accogliamo con questo omaggio alla sua carriera. Vince solo chi ci crede veramente, chi è disposto ad affrontare le proprie sfide, chi ha il coraggio di alzarsi e fare quel primo passo verso ciò che sente davvero, anche a costo di perdere tutto, perché in fondo sa che senza la vita non avrebbe quel significato, non avrebbe quella fiamma che ci fa sentire vivi. E tu, cosa vuoi dalla vita? Lui lo sa benissimo cosa vuole dalla vita, Alessandro Fabian! Buonasera Alessandro, benvenuto! Ciao ragazzi! È un grande piacere, un grande onore averti qua, grazie per aver accettato il nostro invito. Come stai? Ma intanto prima di tutto grazie a voi. Poi io sto bene, dai, mi tengo in forma. È stata bellissima prima la presentazione che hai fatto. No, ma guarda, allora no, perché lo posso raccontare, perché tanto io ormai guardo tutte le cose così che mi sminuiscono, le racconto tutte, Alessandro. Abbiamo avuto all'inizio della puntata modello Dolce & Gabbana, il protagonista del Paradiso delle Signore, alto, bello, hai tante, con i muscoli, intervistato da me. Che... Adesso arriva Alessandro Fabian, che praticamente alterna non uno, non due, ma tre sport. Cioè e comunque vai in palestra tu, tra l'altro. Ma chi l'ha detto? No, lo dicono. Non è che dobbiamo cercare di salvare il salvabile. lo dicono. Io vado, lo sai, dico soltanto questo, Alessandro. Lo sai perché vado in palestra? Perché?
perché qui da noi, perché qui da noi negli studi di Cusani Tele TV la palestra aiuta ad accorciare la strada per arrivare al garage. Questo è il motivo, lo uso come, come passaggio. Vabbè. Comunque, dicevo, a parte gli scherzi, felice di averti qua, perché riprendiamo da quello che abbiamo sentito nella fase finale, no, del video che ti ha annunciato. Alessandro Fabiana cosa vuole dalla vita? Lo ha sempre saputo? Beh, questa è una domanda non così semplice da trovare una risposta, diciamo. Allora, direi che è una ricerca, almeno per me è stato così. Poi sono fasi della vita, nel senso che in alcuni momenti sapevo benissimo cosa volevo dalla vita. Adesso, in questo momento, so bene abbastanza cosa voglio. Probabilmente tra qualche anno cambierà questa risposta, perché comunque sono un atleta, sono ancora in carriera, ma non so per quanto ancora riuscirò ad essere un professionista. Nel momento in cui finirò la mia carriera, sicuramente questa domanda dovrà trovare un'altra risposta. Logicamente, diciamo, quel video, comunque quella provocazione, era una provocazione di base, no? Spesso, secondo me, abbiamo parecchia confusione tra di noi e avere dei fondamenti in qualcosa in cui crediamo o comunque qualcosa in cui vogliamo raggiungere, secondo me, è fondamentale. Tra l'altro, Alessandro, una cosa molto interessante da raccontare è che poi il tuo percorso è stato davvero graduale, no? Perché tu la prima disciplina alla quale ti sei avvicinato è stato il nuoto, no? Praticamente da piccolino, come magari accade a tanti pigi, ti hanno portato in piscina, e quello è stato soltanto però un primo step della tua carriera. Sì, assolutamente, è stato il mio primo step che mi ha portato poi a, diciamo, al triathlon, però mia madre andava a parlare con l'insegnante, la maestra, e diceva sempre: ma Alessandro avrebbe bisogno di fare qualcosa, perché è ipercinetico. E quindi in questo caso mi ha portato a nuotare, diciamo, sulla scia di mio fratello maggiore, e a 10 anni ho iniziato a fare le prime gare, agonismo, diciamo, e lì mi ci sono tuffato completamente fino ai 17-18 anni, quando sono poi passato al triathlon. Perché giustamente, Pigi, per Alessandro Fabian era troppo semplice andare in piscina, fare il delfino e basta. Certo. Perché poi lui è passato all'aquathlon, che è la disciplina sportiva che comprende il nuoto e la corsa, sì. Poi al duathlon, sì. Dove pensate, tra l'altro, dice: vabbè, non è che il duathlon cosa c'ha? Adesso ce lo facciamo raccontare da lui, però volevo dire che lui col duathlon ha vinto un titolo europeo, un titolo mondiale under 23. Cioè non è che dici: faccio così per passione perché non ho niente da fare. No. Incredibile. Ma cos'è il duathlon, Ale? Allora, diciamo che quando mi sono affacciato nel mondo del triathlon, diciamo, il triathlon è stato la disciplina regina, base, che mi ha sempre accompagnato. Però nelle categorie giovanili, appunto quando avevo approcciato, ero primo anno junior, quindi primo, secondo anno junior, e poi tutta la categoria under 23, mi sono dilettato anche con tutte le discipline collaterali al triathlon, che sono aquathlon, appunto, come hai detto tu, che è corsa, nuoto, corsa, e duathlon invece, che è corsa, bici, corsa. Quindi, se ho capito bene, caso lì il triathlon, correggimi se sbaglio, quindi sarebbe corsa, nuoto e bicicletta. Tu devi sapere, Fabian, che noi abbiamo una sigla iniziale che parla dei ritardatari. Ecco. Praticamente il triathlon è il sogno di ogni ritardatario, perché tu puoi, cioè se sei in ritardo puoi andare o in bici o in acqua, esatto, o a piedi, e riesci ad essere puntuale. Fai tutto. Beh, più o meno, effettivamente, diciamo, sono le tre discipline di base che in qualche maniera... da voi, se devo arrivare arrivo con un po' di calma, ma ci arrivo. Senti, ma è vero che ci sono momenti in cui, ovviamente, per ottenere la massima prestazione, tu ti sei anche allenato per 30 e più ore? Sì, assolutamente. Adesso che ho una certa età e poi ho due bambini, diciamo, sono con un monte ore settimanale minore, intorno ai 25, però nel periodo, diciamo, preolimpico, comunque di preparazione invernale, arrivavo a 30, 32, 33 ore a settimana, e suddivise poi per le tre discipline. Logicamente non c'è il momento di recupero, ecco, non c'è la giornata in cui dico: va bene, stacco completamente, non faccio proprio niente, mi,
gratto. Tra l'altro, Non Alessandro, c'è, capito? no, Questa non possibilità c'è, non ma c'è. infatti io sono andato Nella oltre vita, la PG. parte che guardo un po' di televisione seduto a grattarmi la panza, non E c'è. infatti siamo doppiamente fortunati perché c'è il tempo per comunque parlare con la buonora, capito? Almeno c'era il tempo. No, a È l'unico parte momento di stasi della distanza, sua giornata ma è secondo adesso. me, perché adesso è tipo modalità didattica a distanza, no? Ma secondo me lui sotto con le gambe si sta allenando lo stesso, sta È facendo comunque possibile, è attività. No, sto facendo merenda, sto facendo merenda. Bravo, beato Alessandro. Va bene. Detto questo, tu dicevi, no, adesso che la mia vita comunque sono diventato papà, qualcosa è cambiato. Tu dicevi, hai detto una volta in un'intervista, la nascita di mio figlio Alvise è stata qualcosa di straordinario, è stato incredibile vivere questa avventura. Ho visto l'evoluzione di Valeria, che è tua moglie, che voleva essere mamma e ora può calarsi in questo ruolo. È magnifico vedere che cosa fa, come si mette in gioco. Alessandro Fabiano invece come si mette in gioco in qualità di papà? Ma noi siamo uomini, facciamo poco in tutto questo. No, scherzi a parte. Allora, no, sono dell'idea che anche il papà ha la sua parte. È stato bellissimo vedere l'evoluzione. Tant'è che spesso ancora tuttora dico: ma sono papà di due figli, perché nel frattempo sono anche diventato papà di una seconda bambina che si chiama Costanza. Ed è una cosa veramente strepitosa, fantastica. Poi, logicamente, come dire, sono due facce della medaglia, dove da un lato è bellissimo, dall'altro ti metti in crisi, perché essere papà è come se una parte del tuo cuore fosse praticamente all'esterno. E diciamo, il mio ruolo che sento è quello di essere presente, cercare di essere presente il più possibile, aiutare Valeria in questo percorso, soprattutto perché io sento che la mamma è una figura fondamentale, il papà fondamentale, anche se appunto è di supporto, questo è un mio sentire. E nel momento in cui sono coi bimbi, ecco, essere più presente possibile e soprattutto essere d'esempio, cercare di dare. Ecco, i fondamenti, quelle cose di cui parlavamo prima, ecco, cercare insomma in qualche maniera. Alessandro, qualche anno fa, no, il 2022 per te come atleta, come persona, l'hai raccontato tante volte, diverse volte, è stato un anno di grande cambiamento, no, in cui sono cambiate tante cose nel tuo modo di approcciarti allo sport, anche da un punto di vista, no, strettamente personale, no, umano. Prima di chiederti una cosa, voglio farti risentire le parole tue di qualche anno fa in cui hai descritto il dolore del sentirsi una riserva. Ascoltiamo prima queste parole, poi ne parliamo con Alessandro Fabiano. Interessante perché in questo caso l'ho vissuta da un altro punto di vista. Non cercavo molto contatto con le persone perché da un lato in qualche modo mi vergognavo del fatto di essere una riserva e dall'altro lato comunque mi provocava dolore tutte le volte che magari ne parlavo. E quindi cercavo sempre di stare in una situazione in cui non volevo confrontarmi e non volevo parlare, volevo essere quasi invisibile in quel momento. Alessandro, ci sei riuscito a essere invisibile in quel momento della vita? Diciamo che forse in parte per alcune persone sì, per altre no. Anche se diciamo è un boccone amaro che ho dovuto in qualche maniera ingoiare o comunque metabolizzare. Alla fine quello che risulta veramente interessante è che cosa scaturisce da questa cosa, nel senso da questo avvenimento. Cioè, che cosa ne sono riuscito a fare? Diciamo, in quel momento lì probabilmente ero abbastanza trasparente, però poi è stato un modo di rilanciarmi, ecco. Ma è importante A il tal proposito, riscatto ulteriore che successivo a c'è stato questo. sempre un po' nel punto di vista di Alessandro, perché in quegli anni tu hai rilasciato un'intervista e hai detto: quando mi guardo indietro lo faccio sempre con la voglia di andare avanti. Andando avanti, ma guardandoti indietro, Alessandro Fabiano ha qualche rimpianto, qualche rimorso?
No, umanamente direi di no, assolutamente. Forse tecnicamente proprio della performance, magari potrei avere qualche rimorso, ecco, non rimpianto sicuramente. Però no, mi sento realizzato, mi sento, diciamo, concreto in quello che ho fatto. Abbiamo parlato di presente, abbiamo parlato di passato. Vediamo che cosa pensa Alessandro Fabiana del futuro. Diciamo che non penso mi piacerebbe fare l'allenatore. Probabilmente avrei anche la passione per farlo, e anche la pazienza. E siccome sono un curioso, mi piacerebbe sviluppare qualcosa che non conosco così bene, come tipo la parte psicoemotiva. È una cosa che mi piace molto. Sento che quella cosa mi chiama molto di più rispetto all'allenatore. Diciamo che il futuro ho un'idea di dove mi porterà, ma non sono ancora così certo. Non sai dove ti porterà, però c'è una cosa che mi ha colpito in questo, come dire, racconto del futuro che è Alessandro Fabian, che è la curiosità. Dove speri possa portarti, Ale, questa curiosità? Guarda, devo dirti la verità, la curiosità per me è sempre stata una chiave, come dire, una trivella. Hai presente una trivella che crea un buco, no? Che po ci mi porta sempre più giù, come dire, nel conoscere tutta la realtà che mi circonda, no? Anche l'atleta stesso mi ha portato ad essere, cioè, ad avere questa caratteristica. Quindi questa cosa mi attrae un sacco, non so dove mi porterà. Però credo che in qualche maniera richiami un po' quell'istinto di esploratore, ecco. Quindi esplorerò quello che sento dentro di me, sicuramente. Anche perché Pigi nel 2022 il suo desiderio era riuscire ad ottenere un riconoscimento nel mezzo Ironman, nel 2023 ci è riuscito con l'argento di stanza mezzo Ironman. È Quindi fortissimo. è incredibile, Alessandro. Quindi questa curiosità sono sicuro che ti porterà, non lo dico perché sei qui, ma perché lo penso davvero e l'hai ampiamente dimostrato, ti porterà a renderci a orgogliosi di un grande italiano che è Alessandro Fabian. Grazie davvero, Ale. Bravo Simone, che Grazie, ci ha grazie portato un assolutamente. Ma campione. grazie a lui che ha accettato l'invito, anche perché l'unica cosa che ho capito è che io posso fare pure 30 ore di fila della buon'ora, ma non riuscirò mai a fare 30 ore di triathlon in No, fila come Alessandro non ti è Fabian. richiesto per fortuna. Facciamolo fare a Grazie, Ale. Fabian. Però Dici. c'è una cosa, grazie perché è stato bello ripercorrere tutte queste tappe, non è così scontato, quindi grazie veramente per Allora, Per guarda, questa serata e soprattutto questo intervento. quando vuoi torna a trovarci, Sì. se vuoi ti aspettiamo anche in studio, che sono sicuro le cose da raccontare sono ancora tante. Ci insegni così. Grazie, Ale. Assolutamente. Salutaci i piccoli e soprattutto a Grazie, tua moglie, che abbiamo capito che è grazie. quella che fa tutto a casa. Va bene, grazie ad Alessandro Certo. Fabian. Ciao. Ciao, Ale, grazie di cuore. Figi, che racconti Bello, incredibili, straordinari, fantastico. ma non finisce No. mica qua. Lunedì sera e tornerà il prossimo lunedì, ha debuttato su Rai 1 con grande successo una nuova fiction dal titolo Il clandestino. Protagonista Edoardo Leo a raccontarci tutto di questo personaggio pieno di sfumature è Thomas Cardinali e gli amici di TAG24. Sentiamo che cosa Edoardo Leo ha raccontato ai nostri microfoni. Ora partiamo da Rolando. Come nasce l'idea del clandestino, che poi casualmente proprio in questo periodo potrebbe essere definito di grande attualità, perché c'è anche un certo allarmismo, diciamo, sulle varie bombe. Io stesso al MIC mi hanno fatto uscire per un presunto allarme bombe ed è arrivato Saetta, il cane dei carabinieri, molto simpatico, quello robot. Sì, quello che si muove, sì, l'ho visto. No, allora, non sono la persona giusta a cui fare la domanda, la dovresti fare a lui, perché la serie è partita di comune pensiero tra lui, Renato Sannio, Ugo Ripamonti e Michele Pellegrini, che hanno messo in piedi il plot. Io sono entrato dopo. Ci tengo però a sottolineare questo, che è clandestino non è una storia di un clandestino che sbarca in Italia. No, il clandestino è lui, che è un clandestino rispetto a se casa stesso, alle sua. proprie emozioni, rispetto al proprio paese. Da Roma a Milano. Sì, si Da sente Roma a Milano, clandestino. passa in lungo. Esatto.
e ci va in treno, tra l'altro, manco... No, ma sì, il percorso però è stato questo, nel senso che è stata ideata questa serie, che mi è stata raccontata, perché condividevo l'ufficio con Renato, e quando me l'ha raccontato ho detto, ah, ma è interessante. Poi è stata scritta, a un certo punto ci siamo chiesti chi poteva essere, chi potesse essere il regista giusto, e in realtà... Poi dopo è subito entrato Rolando dentro questo progetto e ci ha messo il suo, leggendo, dicendo cosa gli interessava, cosa secondo lui non funzionava. Ecco, mancavi da un po' dalla serialità, questo lo possiamo dire. Cosa ti ha colpito tanto di questo personaggio che oltre a pensarlo lo hai proprio voluto fare tu, interpretarlo? Cioè, ci ho visto veramente... eri molto a tuo agio negli episodi che abbiamo visto. Io penso che delle grandi serie alla fine ti ricordi il nome del protagonista, che spesso infatti è il titolo della serie, qua è diverso, però voglio dire, no, tu pensi a Montalbano, ti viene in mente subito Luca, non solo perché, ma proprio perché sono dei personaggi che sono iconici, sono originali. Io quando l'ho letto ho pensato che Travaglia potesse, Luca Travaglia potesse diventare uno di quei personaggi lì, uno di quelli che ti ricordi, uno diverso da tutti gli altri, parla poco, però parla tante lingue, introverso, però aiuta gli altri, intelligente, però poi fa botte continuamente, aveva delle contraddizioni che erano troppo interessanti per farselo sfuggire. Perché Milano? Perché avete scelto di mandarlo proprio a Milano e si affronta anche un po' il tema della sicurezza in città con il ruolo che poi va a ricoprire, insomma, di guardia del corpo, diciamo così, che anche questo è un tema di attualità. Sì, non percorriamo il tema della sicurezza che si vive adesso e si critica adesso in Milano, non è quella la sicurezza che percorriamo noi. Invece la scelta di Milano arriva da intanto un'esigenza, credo, proprio imprenditoriale in questo momento, nel senso che i produttori e anche i committenti, la RAI, hanno voglia di uscire da Roma e di girare in altri posti, perché sennò Roma è stata consumata proprio. E poi Milano è giusta per questa serie, perché Milano è veramente un melting pot di nazionalità, culture, anche all'interno della nostra stessa nazionalità. A Milano trovi calabresi, siciliani, torinesi, cioè un mischione totale. E in genere noi della Milano abbiamo sempre visto la Milano bene, no? La Milano da bere, la Milano di Ferragni e Fedez, quella dei grattacieli. E invece oggi con questa serie abbiamo l'opportunità di vedere una Milano che non viene raccontata mai, con case che non vediamo mai, e invece entriamo e buchiamo dal buco della serratura in storie di etnie, di italiani che in genere vengono poco frequentati. Ecco, mi ha colpito molto del personaggio di Luca il suo struggersi in continuo per aver fatto, almeno di quello che vediamo all'inizio, un errore di valutazione, cioè molto autocritico verso se stesso, vive quasi questo viaggio a Milano come una condanna verso se stesso. Te che ne pensi, Edoardo, di questo, e se è mai capitato anche a te di vivere quella situazione lì, di struggerti ripensando agli errori? No, è proprio così, Luca si flagella per quell'errore che ha fatto, comunque ha perso la compagna, degli amici, il lavoro, la sua città, casa sua, tutto, quindi c'è un senso di colpa che se lo mangia e lo costringe a mettersi a servizio di quelli come lui, che degli ultimi, di quelli un po' dimenticati, quindi è un viaggio di espiazione molto interessante. Io fortunatamente un trauma così nella vita non ce l'ho avuto, nel senso che non ha niente a che fare con la mia vita biografica. C'è un tratto comune: la riservatezza di Luca, il suo essere così schivo, è una anche cosa schifo. Che... anche schifo. Anche schifo. Mi appartiene un po'. Io sono uno nella vita molto riservato, molto schivo, molto lontano da certe cose. Insomma, la mia vita privata è lontanissima dai riflettori. Il clandestino lunedì sera su Rai 1, da non perdere. Grazie a Thomas Cardinali, come sempre, amici Tag24, e grazie a Edoardo Leo, insomma, i grandi protagonisti, Pigi, no? Che è le grandi storie che abbiamo il piacere di raccontare. Lo sai che giorno è oggi? Che giorno è? Sabato. Sabato. Sabato qualunque, il sabato italiano, Sergio Caputo. È il 13 aprile, ma è la giornata internazionale del bacio. Ah! È perché qui non sono solo parole, ma sono anche fatti. La dottoressa Luana Di Pietro, buonasera! Buonasera. Buonasera. Giorno
giornalista e scrittrice Azzurra Sichera. Buonasera. Buonasera. Allora, perché dottoressa, sì. noi parliamo sempre di relazioni, prenderci cura di noi stessi, degli altri, farlo con la mente, farlo anche con il corpo. Certo, perché no? Giornata internazionale del bacio è perfetta. Sì, assolutamente. Il bacio è un elemento fondamentale di ogni coppia, di ogni relazione. È l'anticamera, è un po' come il passaporto di una relazione. Ci fa capire moltissime cose di chi abbiamo accanto e davanti. Declinabile, tra l'altro, Azzurra, no? Quando parliamo di relazione... Da qualsiasi punto di vista, perché può essere certo. La relazione tra dei fidanzati, tra gli amici. E devo dire, PG, anche una di quelle cose, lo dico a entrambi, che abbiamo un po' reinterpretato, secondo me, dopo la pandemia, come gli abbracci, come tutti questi gesti fisici, abbiamo imparato, secondo me, a reinterpretarli e a dare un nuovo valore, no Azzurra? Ma è bellissimo scambiarsi comunque un gesto di affetto, che sia appunto un abbraccio, che sia un bacio, ci mette in connessione con l'altro, che non necessariamente è il nostro partner, ma può essere appunto un amico, un parente, una persona che ci è vicino, ed è molto bello riconnettersi. Perché poi PG non è detto che sia sempre scontata questa connessione tra le persone, e non è detto che un bacio possa essere scontato tra le persone. Questo, No, Pigi, che tu non baci da me, sarà capito. No, non ti cioè, nel senso. No, al contrario, io invece volevo, visto che parliamo di baci, ricordare una bellissima scena di Maledetto il giorno che ho incontrato di Verdone, in cui sì. Lui e Margherita Bue parlano delle varie tecniche di bacio. Ma... bacio a ventosa, lingua a pennello, insomma, anche un sacco di. Ne esistono varie tipologie, Azzurra, di baci, sì, no? Per un attimino, in un momento più ludico, però ne esistono vari. C'è il classico bacio alla francese, il bacio alla spagnola, che è il bacio sulla guancia, c'è il bacio a sandwich quando le labbra sono a incastro, e poi abbiamo il bacio a mano, quello classico, insomma elegante, in cui si sfiora il dorso della mano, il bacio a stampo, tantissime lingua varietà. A pennello era importantissima in quella scena che Verdone spoetizza dicendo insomma una passata de palato con la lingua. Ecco, perfetto. No, però dottoressa, a parte gli scherzi, a parte tutte queste tipologie di baci, tornando all'aspetto strettamente psicologico e terapeutico, lei diceva poi all'interno di una relazione o in generale di un incontro, confronto con l'altro, il bacio ha un valore terapeutico, no? Può avere un impatto anche sulla nostra personalità, su noi stessi e sul nostro rapporto con l'altro. Sì, appunto diversi studi dimostrano che le coppie che si baciano di più anche hanno una vita sessuale molto più appagante rispetto a chi non si bacia. Questo perché chiaramente il bacio è appunto l'anticamera di tutto quello che può avvenire dopo. Quindi chiaramente può essere sia romantico, anche erotico, oppure appunto affettuoso. Ci sono diverse tipologie di intento comunicativo con il bacio. Mi perdoni dottoressa se l'ho interrotto, ma sì. Questa è quasi l'ora del salotto, lei deve capirmi. No, sta però, per trasformarsi, parte, lui subisce una metamorfosi, sì, poi però abbiamo tra l'altro riassunto in una grafica, se possiamo vederla Daniele, quelli che sono i benefici del bacio sulla nostra salute, pubblicati da My Personal Trainer. Azzurra, baciarsi spesso dà più fiducia in una relazione, questa è una cosa molto interessante. Ah, trovo anche molto interessante che insomma riduca lo stress, quindi dovremmo praticare più spesso questa attività, quindi cominciare a baciarsi. Io direi che la più interessante per noi è l'ultima. Ci arriviamo tra un istante. Sì, okay. Dottoressa, però tornando sì. Al primo punto, dà più fiducia in una relazione? Lei diceva no, anticamera, però anche questo è molto interessante. Certo, perché apre le porte ad una connessione anche spesso fisica, ma anche emotiva con il partner, quindi ci avvicina a quello che è il nostro intento sentimentale, affettuoso, oppure romantico, o erotico, perché no? Baciare dà la stessa soddisfazione che mangiare cioccolata, questo fatelo se non volete ingrassare e soprattutto fatelo se volete dimagrire, perché ogni minuto di bacio alla francese fa bruciare 12 kcal. Deve essere molto appassionante. È quella che più ama Pigi, baciarsi sollecita 29 muscoli, un'ottima ginnastica antirughe. Cioè possiamo soprattutto allora, evitare di studiare il triathlon in palestra qui a Cusano, baciando gente. Allora, da quanto tempo vai a fare ginnastica o non vai a fare ginnastica? No, allora io faccio ginnastica solo baciando. Da quanto tempo c'era? Cioè, bacio da sempre e non faccio mai ginnastica. Giusto, quindi è tutto e niente. Tutto e niente. Azzurra, qual è la parola che ci portiamo questa sera, visto che abbiamo parlato, no, di aiuto nel rapporto con noi stessi, inevitabilmente con gli altri? Qual è la parola di questa notte? Allora, ho scelto contatto,
visto che insomma abbiamo parlato di unione di corpi, di relazioni, di connessioni, poi mi piaceva l'idea che insomma ogni bacio dovrebbe essere trattato anche con delicatezza e quindi con tatto. E forse questa, dottoressa, è una delle cose che dovremmo ricordarci di più: agire con tatto, cioè andare a trattare l'altro con delicatezza, con accortezza, e arrivare al contatto solo se lo vogliono entrambi. Con gentilezza, perché no? Per salutarci possiamo rivedere al volo la carrellata delle foto dei tre baci che abbiamo scelto per questo sabato sera, e nel ringraziare la dottoressa Luana Di Pietro e Azzurra Sichera per ricordarci che qualsiasi siano i baci, come quelli che stiamo vedendo tra due uomini, tra due donne, tra un uomo e una donna, sono comunque baci d'amore. Grazie di cuore, pubblicità, grazie, tra poco. Grazie. Il salotto! Eccoci tornati alla buon'ora, il nostro sabato sera. Che bel sabato, tra l'altro, fatto di storie, di grandi esclusive che solo qui il sabato sera trovate alla buon'ora, in questo sabato dedicato alla giornata internazionale del bacio. Ne abbiamo parlato con Luana Di Pietro e Azzurra Sichera. Vediamo quanti baci hanno dato loro nella loro vita. Elisabetta Roncati! Buonasera, Roberto Portanova! Il nostro Pigi! Baci, baci, chi smilicia al nostro Lorenzo Matulli! Buonasera Simone, buonasera a tutti! E salutiamo la nostra regina Paola Aspri! Oh, eccoci qua, buonasera! Paola, scintillante, con questi occhiali un po' da professoressa! Sì, da professoressa, vedi, Leonora se li è tolti, me li sono messi io. Visto, è così. Tra l'altro, Paola, vedo anche, puoi fare così con le mani, perché vedo anche che hai le piume mani, che mi piacciono un sacco, ragazzi. Sì, sai cos'è? Vedo che Amatulli pure, vedi, no, siamo incoordinato io e Amatulli. Bianco e nero. Un papillone importante. Amatulli ha un fioccone proprio da pacco da scartare, direi. Sono la nuova guerriera Sailor. Sì. Ah, la nuova guerriera Sailor. No, posso dire una cosa, è risorgimentale. Vero, confermo. Io così, giusto per fare una battuta. Sono risorto la settimana scorsa. Alla Nino Frassi, che cosa è risorto? È risorto, è veramente risorto, benissimo! 4S aveva detto Paola la scorsa settimana. Paola, è un sentore di 5S. Allora, questa Paola settimana aveva detto 4S, era tutto bello. È quindi sempre birichino però, Insomma, guarda, su questo non avevamo dubbi, Paola, non abbiamo dubbi, ma com'è andata la settimana? Le ragnatele? Le stiamo togliendo piano piano, sai, le pulizie di primavera si iniziano a piccoli passi. Abbiamo iniziato a fare il cambio dell'armadio. Secondo me le ragnatele le fa venire a qualcun altro, perché lui dosa le sue prestazioni. Aia, Elisabetta. Non si concede facilmente, a quanto pare. A piccole dosi. Dipende chi citofona. Appunto, è quello volevo dire, dipende chi citofona. No, il problema è che poi dopo mette pure i voti e fa le pagelle. No, quello Ignazio Moser, io quello no. Ignazio. Bene, Roberto, chi citofona? Chiunque. Così. Così. Passano sotto casa porto e citofono. Porto di mare. Siamo di tutti e di nessuno, va bene. Giornata internazionale del bacio, ne abbiamo parlato anche prima, e Azzurra ci raccontavano delle varie tipologie di bacio. Anche noi abbiamo parlato di bacio nell'arte, no? Con Elisabetta qualche puntata fa, e ci diceva Azzurra esistono tanti tipi di bacio, quello alla francese, quello spagnolo, quello a sandwich. Qual è il vostro bacio preferito, Eli? Ma io direi alla francese, vado su un classicone. E torna con sta Paridaglia, con sta Parigi però, non avete imparato niente dopo un anno della buon'ora. Quindi bacio alla francese. Robby? Ma io preferisco gli abbracci piuttosto che i baci. Però la dottoressa Luana Di Pietro ha detto che crea connessione il bacio, più dell'abbraccio. Pensa, a me è il contrario. Tu non te connetti? Io funziono al contrario. Lui con... Pigi, che ti chiedo a fare? No, tanto da mi chiedere cosa preferisco ai baci, visto che lui ha detto gli abbracci, io non vado avanti, perché qua siamo in doppi sensi, no? Va bene così, grazie Pigi, abbiamo capito che anche lì dove che non batte il sole l'eclissi era per Pigi. Lorenzo, tu dicevi... Io quelli spagnoli, ma non sono come gli adeschetti azzurra, quelli che conosco io, cioè i baci spagnoli sono un po' diversi. E come sono? E sono un po' francesi, ma più calorosi. Francesi, dici. Come so che dici? Te lo dovrei provare. La prossima volta trovami un attore
Ma guarda, Elisabetta Roberto, scegli tu chi vuoi tra i due. Chi vuoi tra tutti i due? Tutti e due, perché io sono fluido. Allora, facciamo una cosa, improvvisate a Daniele e Ivano, mettetevi al centro tutti e ma tre. Ma che devo fare? Li devo baciare in bocca? No, no, con garbo. Con seduto, garbo. Con garbo. Io con sto garbo. Seduto. Io devo stare seduto. Poi ci sono i baci. Un attimo, scusami, che con garbo e devo stimolare il bacio. Sto cercando infatti di depistare, ma lui ci puoi farci vedere, anche perché abbiamo la professoressa. No, ma dammi sera. Una bambola gonfiabile. E non che te che pare in sexy shop, ma tu li, ma scusami. Volevo dire che ci sono anche i baci di nocciola, che invece sono il simbolo. Pigi, non convinci. Volevo dire il marchio. Allora, la professoressa che così non la convince. Della... La professoressa. No, la professoressa volebbe insegnare qualcosa di più. Ah, aspetta che mi metto comodo, Paola, dici. No, dico un bacio prolungato. Poi con la lingua o senza, scusate? Con. Ah, ecco. Ma la lingua è molto profonda. Con. Tu t'abbracci, che dici? Ogni tanto pure un po' morbicchiata, dai. Sì, se no purtroppo monotono. No, morbicchiata fa male. Ma no, ma dipende. A volte comunque il dolore... A volte il dolore crea anche piacere, no? Paola dice meglio le labbra. Ma mordere le labbra è più piacevole. Proveremo. Allora, abbiamo 20 minuti, tra 20 minuti faremo tutto. Tra poco, prima... Per il momento sono riuscito a depistare. Vedi, potresti andarci di mezzo tu. Se qua non succede qualcosa, stasera noi andiamo avanti ad oltranza. Ma scusami Simone, non abbiamo i cartonati con i personaggi? Non ce li abbiamo, li abbiamo venduti, avevamo bisogno di un rientro. Ma io vorrei che uno che avevo addocchiato. Ma quando bascia Pigi, si toglie sto cappello? Lo scopriremo, Paola. In che senso? No, nel senso, quando ci vediamo. Ma no, è su questo. Pensavo ci fosse un video. Professoressa, ci faccia sapere quando incontra Pigi se durante il bacio il cappello c'è o non c'è, va bene? Va bene, ma è un influente, va bene anche col cappello. Insomma, cerchiamo Pigi, di fare di traverso. Adesso capiamo, Paola. Fateci sapere. O comunque se volete noi veniamo a fare il pubblico in studio, non vi preoccupate. Noi ci vediamo per cavoli nostri. Una cosa tra voi, va bene. E non lo facciamo sapere, giustamente, bravo. Perché non mi sembra il caso. Anche perché con questi amici indiscreti che avete, le facciamo gli amatulli! Meno male, va. Meno male allora. Che siamo usciti da questo impasse lunghissimo. Ma chissà che non ci rientriamo. Allora, le pagelle di Amatulli, il pagelon, dove ci le porta questo sabato? Dove ci portano? La saliamo in cattedra. Avrei voluto fare un albero genealogico, poi casomai lo facciamo un'altra volta. Ho bisogno di una lavagnetta perché qui Pigi. Ma tu hai bisogno di troppe cose, Amatulli. Noi non ce le abbiamo. Guarda, la lavagnetta però, ragazzi, cioè su Amazon si trovano. Dopo scrivo, mando una mail a Cusano. Allora, incredibile, ce l'avevamo quella dei giochi. La riproponiamo. La lavagnetta, sono d'accordo. Vabbè, settimana prossima lavagna. Parliamo dei Damellis. E prima che Valeria Marini si impossessi del tuo corpo e tu dica ma chi, te lo dico io, perché solo io e Paola parliamo la stessa lingua, quindi spiego a voi di chi stiamo parlando. Stiamo parlando di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Un ragazzo incontra una ragazza, uomini e donne, e si mettono insieme. Lo sai che ora c'è questa fusione dei cognomi, tipo gli Amalemmo. Ma come Yamalemmo? Yamalemmo, giusto. Amatulli Lemmo, giusto. Amatulli, cioè tu ti sei rifiutato di fare la gag qua e poi dici Yamalemmo, ma io non ho capito. Ma Yamalemmo. Yamalemmo, lo sanno tutti. Credi. Che poi potrebbe essere anche l'hashtag di un partito, Amalemmo, va bene. I Piginova. I Pigiastri. Gli Aspritulli. Bellissimi, gli Aspritulli, è meraviglioso. E ci sono i Damellis, che sono appunto l'unione di Andrea Damante e Giulia De Lellis. Che cosa è successo? Come sappiamo, loro hanno avuto una relazione, poi Giulia De Lellis ha scritto anche un libro dopo non averne letto nemmeno uno. No, sei stato crudele. No, l'ha detto lei al Grande Fratello. L'ha detto? Sì, sì. Okay. Non ha mai letto un libro. Però l'ha scritto. Una volta, ogni volta che parla Giulia De Lellis, Azzurra Sichera sviene. Sì. non ha mai letto un libro. Cioè ma ha detto davvero questo? Sì, 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 sì. Vabbè, quindi, però le ha scritto. Sì, però poi l'ha scritto. Non sappiamo come ha fatto, perché non avendolo letto non sa non come funziona. Chi l'ha scritto? Gliela scritto. Le corna stanno bene su tutti. Ovviamente raccontava delle corna ricevute da Andrea Damante, che l'aveva tradito forse con Belen Rodriguez, forse Andrea con Sonia Lorenzini. Andrea Damante è questo qua? Sì, sì, è lui. Che fa nella vita? L'amante.
Era il suo fidanzato. No, che ne so. Suo fidanzato, sì, che l'ha tradita con queste persone. Nel senso, io non le sto dicendo questi nomi, precisiamo. No, no. Io li ho sentiti. Ambasciatore non porta pene. Non porta pene. Pene? Plurale. Come si dice? Pena? No, pene. No, però tu l'hai detto plurale. Ho fatto più nomi. Quel che non fa, porta pene. Ha delle papere nel costume. Lui, sì. Ambasciatore non porta papere. Non porta papere. Che è successo? Comunque, dopo il libro, e quindi dopo che le ha raccontato le corna, sono tornati insieme. Poi lui si è messa con un influencer, la Visari. Lui, Elisa Visari. Lei invece si è messo con Beretta, che non è quello dei salamini, ma è quello delle pistole. È vero? Vabbè, tra salamini e pistole, insomma. Avanti, e che è successo? Ora, lei ha mandato a quel paese Beretta, anche se si vocifera che la mamma altolocata non voleva Giulia De Lellis, forse perché non aveva letto nessun libro. Ma dopo tutti questi nomi, cioè la somma di tutti questi nomi che hai fatto, quanti libri fa? Tanti. Letti. Da Giulia? No, da tutti questi che hai nominato. Va bene, no, quindi... allora hanno letto solo uno. Sì. Uno ne hanno letto. Uno in quattro. Sì. Okay. Che è quella della ragazzi, Ellis. Questo divanetto... Hanno letto Hermanesse Hermes. Ah, questo lo diceva Rossi. Sì. Questa è una citazione da Belve. Scritto da Hermes, grande Francesca Cipriani. Allora, che è successo? Questo divano, Lorenzo Amatulli e Pigi. Questa era Cipriani e Belve. Mai più. La prossima volta che mi dite, mettiamo insieme Pigi e Amatulli nello stesso divano, io Pigi. Esco. In ogni caso, Simone, che è successo? È successo che lei si è lasciata con Beretta. Sì. Invece, Andrea Davante forse per la prima volta è stato tradito lui, perché dalle mie parti si dice, se sputi in cielo, prima o poi ti viene in faccia. Ma dove vai? Tu a che parti frequenti? Amatulli? Io non lo so. Ed è successo questo, ora detto proprio in maniera molto gretta, però è detto così. Che è successo? Che la Visari l'ha tradita con Susanna, ecco perché avevo bisogno della lavagnetta. Beh, complicatissimo. Ci siamo persi qua. Nemmeno cioè, Brooke e Ridge e Taylor proprio un baffo, e anche Belen e Stefano un baffo in confronto a Damelis. Che è successo? Si vocifera che forse le coppie siano scoppiate perché c'è un ritorno di fiamma tra i due. Chi l'ha detto? Gabriele Parpiglia, che è anche accusano, quindi noi gli crediamo. Okay. Quindi l'ha detto Gabriele Parpiglia. Ma scusami, non è, allora, non è che noi gli crediamo perché è accusano, gli crediamo a prescindere, scusami, no, non ho capito. Ma anche perché scusatemi. Di famiglia, diciamo. Ma sì, ma ora sto ironizzando, lo seguo anche su Instagram e lo commento. Della buonora. Salutiamo a proposito Gabriele Parpiglia e tutto il mondo di Turchese Baracchi e Turchesando. Un bacione a voi, buon lavoro. Che mi riferivo a loro. Allora, sì. Ed era appunto per citarli. Sto per citarli perché ci regalano delle news. In poche parole, forse sono tornati insieme. Chi? Che cosa succede? Loro sempre due. Questi due. L'ha detto il 41. Le Winks, se la regia ci manda questa foto, sì. Eccoli qui. Sì. Che è successo? Quello che dico io, a me Giulia De Lellis sta simpatica, ma Giulia, le corna stanno bene su tutto. Ti ha messo più corna lui che Beckham a Victoria. Di conseguenza. Lo sappiamo questo. È un qualora fosse vera questa storia, la minestra riscaldata non sempre va bene, no. La pasta al forno e la lasagna sì, ma altre no. In questo caso Andrea Damante è altro. Di conseguenza, qualora fosse vero, questa è una caduta di stile per Giulia De Lellis, che dovrebbe guardare avanti e non guardare indietro. Allora, oppure guardare un libro. Mentre loro Andrea Damante del segno dei pesci, mi raccomando. Oddio, chi è dei pesci? Amatulli. Andrea Damante. Sì. Damante. Allora, bravo Andrea Damante. Che è vicino, eh. Bravo Andrea Damante. A parte gli scherzi, io a parte gli scherzi, questa cosa che non leggo non ci credo, dai, non è possibile. Ma mai dire mai, PG. Ma ti pare che proprio non ha mai letto un libro? Non ci credo, dai, non è vero. Magari non succede. Dato i risultati, lo fa così per dire, per fare una provocazione. Allora, mentre è una loro provocazione cadono di stile e io sto decadendo tra poco. Qual è il voto che diamo al De Lellis e Damante? Allora, al probabile ritorno dei Damellis, e quindi non a loro singolarmente, andiamo a dare un 4 proprio perché Giulia De Lellis con Andrea Damante no, casomai ritorna con Irama, ma non con Damante. 4! Segniamo! Però, voglio dire, presi singolarmente ci stanno simpatici. Lei è stata anche con Irama, che era Giannone, e poi con Giannone, che è stato poi con Belen. Spegniamoli, per favore. Non ci sarà mai più un ritorno di questo divano. Però è vero che c'ha ragione. La prossima volta albero genealogico con tutte le cose. Guarda, a Spichisi puoi fare tutti gli alberi che ti pare. Ma guarda che ogni giorno ce n'è una nuova, quindi altro che lavagna. Ci vorrebbe il lavagnone. 4, appunto, cioè, non basta. 4, no, non è possibile coppia, stare dietro. Però singolarmente ci stanno simpatici.
Lei sì, lui sinceramente. Sinceramente, quando vediamo quando, questo quando... video, che ho bisogno di un po' di Roberto Portanova, vi prego. Roberto Bolle. No, andate via. Con un solo ingrediente, il grano saraceno è una bomba. Cominciamo mettendo la serapima e il grano saraceno in ammollo nell'acqua e lo lasciamo così coperto a dormire per 12 ore. Alla buon'ora il mattino seguente lo priviamo dell'acqua e frulliamolo aggiungendo 160 g d'acqua e un pizzico di sale. Se serve frulliamo qualche secondo in più perché deve venire una crema liscia e vellutata. Anche questa cremina la copriamo e se ne va a nanna per 24 ore. Al mattino seguente prendiamo la nostra crema di grano saraceno che avrà fermentato tutta la notte e la mettiamo in uno stampo da plum cake. Qualche semino sopra, io ho usato un mix di semi e se ne va in forno per un'ora e un quarto. Ed eccolo qui, oltre ad essere morbidissimo e vi assicuro che è proprio buono, è anche gluten free. Stamattina ci ho fatto colazione, ma non vedo l'ora di cenarci. Caspita, è buono! Buonissimo! Grande! Il nostro, tra l'altro, ci eravamo anche noi dentro il video, alla buon'ora, l'indomani. Alla buon'ora. Allora, ci omaggia. Il pane di grano saraceno. Sì, io sono uscito un po' dalla mia comfort zone. Guarda, io è dalla prima puntata di questo programma che sono fuori dalla comfort zone. Sì. Ho voluto provare questo pane e devo dire che è veramente buono. Gli ingredienti sono due, quindi acqua e grano saraceno, manco c'è bisogno di andare a cercare farine. Cose. È un po' lungo, perché... Infatti essendo... sentivo Amatuli diceva 12 ore. Sì, perché non mettiamo il lievito, per cui deve avere la naturale fermentazione. Sì. Ci sono state persone che l'hanno fatto fermentare per 12 ore e si è inacidito. Questo vuol dire che la temperatura della stanza era tanto calda. Quindi più o meno la temperatura ideale? Una temperatura ambiente, però non calda, ecco. Quindi già da adesso in poi, diciamo, conviene metterlo in frigo e magari allungare un poco ancora di più il tempo. A livello di invece consumazione, no? Di gusto, di quello che ne assaggiamo, ovviamente tu dirai il grano saraceno è la differenza dal pane normale, no? Quello che siamo soliti consumare, ma invece a livello di benefici? Benefici, considera che il grano saraceno è un antiossidante, un antinfiammatorio, è pieno di vitamine e poi soprattutto è gluten free, perché molte persone comunque che sono allergiche comunque a tante certo cose, comunque intolleranti al glutine, consumare questo. Sì, consumano questo e sono... Senti, ma è anche un anti-pigiatulli? Perché se funziona, la settimana prossima ne portiamo sì, uno. Sì, soprattutto direi... buonissimo, l'ho assaggiato perché Roberto l'ha portato, quindi ho mangiato una fetta di pane con grano saraceno con la marmellata. Non gli credete! Tra l'altro era marmellata anche fatta in casa, quindi no, era no, veramente ma infatti buono. Falla a casa tua, perché non c'è niente. Allora, invece, visto che lui... Che è successo? No, che non mi ricordo, allora, questo D'Amato. No, vabbè, mentre lui continua a pensare al Dell'Ellis, la settimana prossima la lavagna te la porto. Perché c'è, ma passiamo. Allora, ho visto lei che bacia lui. Sì, siamo partiti dalla preside Paola Aspri. Che bacia consiglio me di classe c'è Amatulli, adesso la professoressa Elisabetta Roncati. La nostra professoressa. Allora, dove andiamo questa settimana? Questa settimana io accontento sia Pigi, che sta ancora facendo gli alberi genealogici sì tra i Damellis, sia Roberto, perché gli do una possibilità di avere una bellissima impastatrice e un sacco wow di attrezzi da cucina, perché andiamo al Salone del Mobile di Milano. Wow. O meglio, andremo fra poco, perché il Salone del Mobile, o Salone Internazionale del Mobile, il nome completo, inizia il 16 aprile e dura fino al 21 aprile. È un evento che è nato nel lontano 1961, ma in realtà oggi coinvolge tutta la città di Milano, quindi i fatti dei Damellis si svolgono in parte a Milano perché Giulia Dell'Ellis vive a Milano, quindi sempre vedi Simo che lì torniamo. Che cosa succede? Ormai coinvolge, come abbiamo detto, tutta la città e quindi c'è una parte che è definita fuori salone, perché tutti gli atelier e non solo, tutti gli showroom espositivi ospitano delle mostre o delle installazioni molto particolari, anche alcuni cortili storici. Sicuramente una che consiglio di andare a vedere è molto particolare perché ospita delle sculture solari.
È la prima volta che io le ho viste in anteprima, e sono di due designer, una olandese che è Marian Van Aubel e un ragazzo giapponese che è Hideki Yoshimoto. E cosa rappresentano? Rappresentano, o vorrebbero rappresentare, il futuro della mobilità elettrica. Lo sponsor principale è un noto brand di autoveicoli, ve lo farò scoprire, e considerate che bisogna ancora aspettare due giorni perché il pubblico le potrà vedere da lunedì. Quindi lunedì dalle ore 16:30 fino alle 17:30 c'è la presentazione, ma poi ad oltranza ci si potrà recare al Super Studio in via Tortona numero 27 e ammirare queste sculture di luce. Considerate che quelle di Yoshimoto sono state fatte con la carta washi giapponese e il bambù. Quindi sono veramente curiosa di capire come queste celle solari, che immagazzinano la luce diurna e poi riescono a far rivivere un vero e proprio autoveicolo di notte, come si saranno articolate, perché insomma con la carta giapponese, certo, il grano saraceno, carta giapponese, il bambù, sono riusciti a riprodurre, o meglio Yoshimoto è riuscito a riprodurre nella sua installazione Behind the Horizon un vero e proprio autoveicolo sezionato, come ha fatto anche Marian Van Aubel, e a farlo rivivere in maniera autonoma la notte. Che meraviglia, che è incredibile, grazie Elisabetta Roncati. Grazie a voi. Tra l'altro lo diciamo così, apro e chiudo parentesi, settimana prossima avremo una grande esclusiva con la nostra Elisabetta Roncati, sì. Non vi diremo niente perché manteniamo il segreto. Sarà inviata, non sarà fisicamente con noi, andrà in un posto molto particolare in esclusiva per noi. Ma in Honduras. Stiamo lavorando. Ti assicuro, Matulli, che qui in Honduras. Bene, ora scopando Balastri. Adesso dalla prossima settimana, quindi dal 15 al 22 aprile, cominciamo col segno dell'Ariete. L'amore bussa alla vostra porta, finalmente, e voi sarete pronti a buttarvi tra le braccia di qualcuno che vi piace. Quindi farete un po' di fatica a stargli dietro, ma chi la dura la vince, ovviamente a letto in questo caso. 4S con la parola d'ordine, chi la dura la vince. Andiamo al Toro, segno di terra, l'Eros è a buoni livelli, caro Toro. D'altronde dal 21 aprile si apre la stagione del vostro compleanno e quindi affronterete con il passo giusto anche le storie d'amore. Avete bisogno di dimostrare che siete i primi della classe anche a letto, quindi un 5S con la parola d'ordine Eros. Gemelli, segno d'aria, avete voglia di vacanze perché la curiosità vi porta a conoscere persone nuove e che magari non rincontrerete più. Le novità sono il sale della vostra vita, quindi avanti tutta per avventure muichialetti senza impegno alcuno, però mi raccomando. Quindi 4S con la parola d'ordine, voglia di vacanze. Cancro, segno d'acqua, la trasgressione vi accompagna in questi giorni grazie ad una Venere che vi spinge ad osare di più. Non sarete propensi a fare sul serio, meno sentimentali del solito e più passionali. 5S con la parola d'ordine trasgressivi. Leone, segno di fuoco, sfruttate al massimo questi giorni per i nuovi incontri, sono promettenti e portano la felicità. Chi è in coppia da tempo avrà una svolta nella relazione, il vostro fascino miete vittime per ogni dove. Quindi un 5S con la parola d'ordine fascino, o fascinosi, fate voi. Vergine, segno di terra, ci sono delle promesse d'amore, ma non portano da nessuna parte. Questi giorni non sono utili per innamorarsi. Andrà meglio il prossimo mese per nuovi incontri e progetti futuribili. La passione però la riservate al lavoro. Quindi un 3S con la parola d'ordine, non andate da nessuna parte. Bilancia, segno d'aria, cercate di curare di più le relazioni. Avete bisogno di nuove amicizie che possono diventare amanti di una notte o di diversi mesi. L'importante è lasciare andare, avete bisogno di prendervi degli spazi tutti per voi. 4S con la parola d'ordine, curate le relazioni. Scorpione, segno d'acqua, ci sono nuovi incontri intorno al 20 aprile
che vi rendono più sentimentali del solito, ma dovete sempre stare attenti allo stress e alle chiacchiere dei colleghi. Avete bisogno di spiritualità e la troverete in un amore condiviso. 4S con la parola d'ordine nuovi incontri, Sagittario, segno di fuoco, i nuovi incontri sono favoriti. Qualora vorreste cambiare partner, anche perché voi vi stancate di quello che avete e andate a curiosare per ogni dove. Non andate troppo lontano ad amoreggiare, la salute questo mese non vi assiste del tutto. Quindi un 3S con la parola d'ordine curiosando. Andiamo al Capricorno, segno di terra, possono scattare le scintille con il sole innamorato in toro che vi dà la possibilità di incontrare una persona che vi fa perdere il sonno. Farete in modo e maniera di toccarla ancora prima di quanto pensiate. 4S con la parola d'ordine scintille, acquario segno d'aria, la sfera amorosa è dinamica e piacevole, ci sono tante possibilità di incontri e di passioni travolgenti. Il 18 aprile c'è una serata piacevole con il partner o con chi vi piace, fate voi, l'importante è partecipare al letto. 4S con la parola d'ordine serata piacevole, pesci, ultimo segno dello zodiaco, segno d'acqua, beh, l'amore va alla grande, grazie alle buone stelle. Siete passionali e questo vi porta ad essere i preferiti dello zodiaco nelle arti amatorie. Siete energici, sensuali, peccato però che un ex vi rompa i maroni. 4S con la parola d'ordine sensuali. Chi è che te bussa alla porta? Da 11 anni che non ho un ex. Ma come? Ma vabbè. Se bussa alla porta non lo riconosco manco più per quanti anni. Ecco. Ci saprai raccontare. Però 4S, ah. Ah, ma te sognavi un po' qualche tempo fa. Grazie. Ho avuto paura. Allora, abbiamo giusto il tempo prima di dare la linea a Spichisi, perché io, Piggi, non vado a dormire se non capisco cos'è questo bacio alla spagnola. Lo sapevo che ci tornava. Lo sapevo, io ci ho messa tutta. Devi baciare qualche... Spiegaci questo bacio alla spagnola, per favore. Ma chi, io, Piggi? Ma che spiega chi vi pare? Dai, io andrei a Spichisi intanto, poi voi fate. Ah, ma tu come si fa questo bacio alla spagnola? Allora, bacio alla spagnola è il bacio, quello classico nostro, almeno io penso che sia classico. Chi non lo fa in questo modo vuol dire che non bacia. E ci metti lingua, passione, mordicchi, stuzzichi. E non si può fare. Io sto pensando a una cosa che... Il giorno dopo ho un labbro così. Hai capito, Paola? Io stavo pensando a una cosa che non si può dire. Ma cosa? Io non è il caso. Piggi, vuoi andare ma a fare il Spichisi? Ma nel frattempo mordicchi anche le orecchie? No. No, no, giustamente. Senti, Amatulli, ma posso provare? Accetto il tuo consiglio. Amatulli, sai che io ti dico, mordi quello che ti pare. Grazie a Lorenzo Amatulli. Grazie a voi. Grazie Piggi, tra poco c'è Spichisi. Grazie Elisabetta Roncati. Grazie a Roberto Portanova. E grazie alla nostra queen, alla regina Paola Aspri. Grazie a voi, buonanotte. E grazie a voi per essere stati con noi anche in questo grande sabato sera. Come sempre, fate bei sogni e se vi va, noi ci rivediamo sabato prossimo. Buonanotte, ciao!